5 minuti, scusa. Posso? Bene, allora, buongiorno a tutti, è un vero piacere per me aprire questa giornata, che è la giornata conclusiva, tra l'altro, della settimana delle biblioteche, e quindi è l'evento finale di una settimana che è stata una settimana molto molto intensa, molto ricca di eventi, che conferma la vitalità, diciamo, delle nostre biblioteche, che sempre di più, insomma, stanno realizzando un percorso di sempre maggiore apertura verso l'esterno e quindi sempre maggiore diffusione della conoscenza e disseminazione, appunto, della conoscenza. Devo dire che è ancora per me l'occasione di ringraziare la professoressa Marchese, che nella sua qualità di delegata, appunto, alle biblioteche di Ateneo, ha voluto ulteriormente con forza questo grande impegno, insieme con tutta la struttura, naturalmente, dello SVA, a partire dalla dottoressa Castiglia e da tutte quante le altre persone che hanno collaborato. Quello di oggi è per noi un momento particolare e un evento particolare, perché nell'ambito della settimana delle biblioteche si inserisce questa giornata che è dedicata a Gesualdo Bufalino. E questa di Gesualdo Bufalino per noi è una bella storia, è una di quelle storie che veramente costituiscono momenti di soddisfazione per una università e tutto sommato anche per una gestione di una università. Perché tra le attività che si sono fatte in questi anni, e lì devo dire sono stati tanti colleghi che sono intervenuti, ma in particolare il professore Barbaro è stato particolarmente importante, c'è quella della riscoperta dell'archivio storico di Ateneo. Quando abbiamo cominciato, qui c'è anche il direttore generale, al quale poi cederò la parola, quando abbiamo incominciato, l'archivio storico nei fatti quasi non esisteva, nel senso che sì, c'era una grandissima quantità di carte, di faldoni, accatastati in diverse parti dell'Ateneo, ma senza un ordine, senza una classificazione, senza la possibilità di individuazione di quello che all'interno era contenuto. Io racconto sempre un episodio che vissi in maniera indiretta, quando nel 2015 il presidente Mattarella fu appunto eletto presidente della Repubblica. Sergio Mattarella è stato nostro professore e allora naturalmente era interessante, diciamo, andare a ripescare il fascicolo del professore Mattarella proprio per poter avere magari qualche documento che fosse di interesse in quel momento storico. Ecco, la ricerca in quel mare magnum di documentazione del fascicolo del professore Mattarella fu praticamente impossibile. Ecco, devo dire che questo elemento che vissi, ripeto, indirettamente, ancora non ero rettore, però mi ha spinto, diciamo, negli anni successivi, e come sempre però le cose si fanno perché poi si trovano le persone che le fanno, perché poi alla fine, diciamo, qualunque idea è meravigliosa, ma alla fine poi ci sono le persone che devono portare avanti le idee. Questo poi nel tempo mi ha spinto a cercare di valorizzare appunto l'archivio storico e naturalmente poi l'impegno del professore Barbaro in primis, ma anche, diciamo, di tutto il personale che gli ha dato una mano, è stato appunto determinante nella creazione di un vero e proprio archivio storico che davvero ormai nei prossimi giorni, possiamo dirlo, è vero Mario, andremo appunto ad inaugurare ufficialmente nei nuovi locali appunto di Sant'Antonino, dove c'è finalmente una giusta allocazione e anche una buona collocazione sostanzialmente di tutto quanto questo materiale. E naturalmente l'archivio storico è una miniera che custodisce una quantità di tesori incredibili. Proprio 2 o 3 giorni fa abbiamo riportato alla luce e subito presentato il fascicolo del giovane Livatino, nel senso del giudice Livatino nella fase, diciamo, della sua formazione, nella fase degli studi fino al momento appunto della laurea, il libretto di Livatino,
E allo stesso momento, allo stesso modo, stiamo scoprendo una documentazione, proprio poco fa parlavo con i colleghi, della documentazione che abbiamo trovato sui nostri primissimi laureati. Non sapevamo chi fosse il nostro primo laureato nel 1806, ora lo sappiamo, e così i primi 10 laureati, la prima donna laureata e così via, insomma, è tutto un percorso di riscoperta. Ho riscoperto, lo dico sorridendo, il primo regolamento dell'Università di Palermo, che dava al rettore, tra gli altri, il compito di curare la subordinazione dei docenti, che è una cosa che vorrei reintrodurre, diciamo, sono certo, insomma, che potrà funzionare, nel senso che il rettore, tra i suoi compiti, c'era anche quello di curare la subordinazione e di andare girando e controllando che le lezioni si facessero con il giusto decoro e con la giusta metodologia. Insomma, è veramente una miniera. In questa miniera c'è la tesi di Bufalino, questo è l'originale della tesi di Bufalino, di cui fu relatore il chiarissimo professore Silvio Ferri, gli studi di archeologia e la formazione del gusto neoclassico in Europa. Ma non c'è soltanto la tesi, c'è tutto un fascicolo con tutta una documentazione dalla quale, per esempio, questo è un documento che mi fa sorridere, è un documento scritto a matita, assolutamente originale, dove è stato fatto il calcolo della media di Livatino per calcolare il voto finale, da cui scopriamo che Livatino aveva una media del 28,5 più 2 lobi. Questo era Bufalino aveva appunto una media del 28,5 più 2 lobi. E sono naturalmente tanti documenti importanti, belli, che fa piacere riscoprire. Io credo che veramente l'archivio storico possa rappresentare per i nostri colleghi, ma anche per gli esterni, per tutte le persone che vorranno accostarsi, per gli esterni dell'Università di Palermo, potrà costituire veramente un patrimonio inestimabile di studio, di ricerca, di approfondimento. Sono 2 secoli di storia, dal 1806 ad oggi, 2 secoli di storia che è storia dell'università, ma è storia della città, è storia della regione, è un intreccio evidentemente tra la nostra storia e la storia complessiva. Penso alle fasi belliche, penso alla fase, a tutto quello che abbiamo scoperto l'anno scorso a proposito non solo dei professori che furono espulsi per le leggi razziali, ma anche degli studenti che subirono conseguenze naturalmente per le leggi razziali. È un patrimonio storico incredibile, formidabile, che l'Università di Palermo mette veramente a disposizione non solo dei suoi docenti, ma mette a disposizione dell'intera città. Questa è la vera terza missione. Questa è la vera presenza di una università che non è chiusa, che non è soltanto dedita alle sue tradizionali attività di didattica e di ricerca, ma non è chiusa, non erge delle mura verso l'esterno, al contrario, è un'università che è totalmente aperta, che si presenta con tutte le sue caratteristiche e con tutta la sua storia, mettendo a disposizione la sua storia che non è solo sua, è storia della città, è storia della regione. E questo credo che sia veramente una delle cose più belle che in questi anni appunto si sono fatte, e credo che sia anche una delle cose più belle che sostanzialmente questa amministrazione trasmette al futuro e alla città, diciamo, per i prossimi anni. Quindi davvero l'occasione di questo incontro su Gesualdo Bufalino è l'occasione per noi ancora una volta di diciamo presentare questo lavoro che è stato fatto. Per me è l'occasione di ringraziare tutti coloro che hanno lavorato su questo, naturalmente da Rita Marchese a Mario Barbaro, a tutti quanti gli altri colleghi, a tutto il personale, diciamo, che si è impegnato in questo senso, ed è veramente l'occasione ancora una volta di affermare il ruolo di una università che è una parte del territorio e che è intimamente connesso, intimamente correlato in modo indissolubile con il mondo, diciamo, che lo circonda. Quindi davvero grazie ancora una volta a voi e una buona giornata di studio appunto su Bufalino. Passerei la parola al direttore generale. Sì, buongiorno a tutti, fa veramente piacere partecipare a questa ultima giornata della settimana delle biblioteche, una tradizione nel nostro Ateneo, ed è un'occasione anche per me per
dire come l'amministrazione, non solo la direzione generale, ma tutto il sistema bibliotecario di Ateneo e l'archivio storico di Ateneo abbiano in qualche modo cercato di applicare quello che sin qui ha detto il rettore, cioè quello che non era possibile, insomma, che un Ateneo così pieno di storia, così pieno di un patrimonio culturale veramente importante, non avesse un archivio storico adeguato. Quindi abbiamo, diciamo, per rendere operative le indicazioni, gli indirizzi degli organi di governo, del rettore, ma anche dei delegati, il professore Barbara e la professoressa Marchese, abbiamo realizzato in questo ultimo periodo, veramente un anno, due anni, una serie di iniziative e di attività che hanno condotto all'attivazione dell'archivio storico. Mi pare doveroso anche sottolinearle in questa sede, al di là poi dell'aspetto del ritrovamento, che, diciamo, è stato casuale, ma alla fine importante, proprio in coincidenza con questa riorganizzazione dell'archivio. E intanto abbiamo finalmente un'unità di personale dedicata. Prima avevamo sempre rapporti molto, diciamo, abbastanza ballerini, diciamo, molto occasionali, con persone che hanno sì dato un contributo, ma che senza avere una prospettiva di stabilità. Quindi abbiamo fatto un investimento importante in risorse umane, non solo in risorse finanziarie. Abbiamo fatto un sito web sull'archivio storico di Ateneo, è importante che questa cosa venga sottolineata. Abbiamo anche redatto un regolamento. Ecco, questo è un aspetto molto importante, proprio di recente gli organi di governo lo hanno approvato, è una prima fase in cui regolamentiamo l'utilizzo dell'archivio storico, ma ci sarà una seconda fase quando saremo pronti, diciamo, il regolamento conterrà anche le norme per una fruizione dei beni dell'archivio storico anche all'esterno, nell'ottica di diciamo, dell'indirizzo che il rettore ha sentito detto, di rendere disponibili questi documenti anche a tutta la città e anche alla collettività. Abbiamo allestito una sala di consultazione per gli utenti con 4 postazioni, abbiamo acquistato uno scanner planetario che sarà fondamentale per l'utilizzo dell'archivio storico e anche un compattabile, noi compattabile è fondamentale per la conservazione dei beni e ne acquisteremo degli altri a breve per rendere ancora più utile l'utilizzo appunto dei beni dell'archivio storico. Si tratta di tutte operazioni che in qualche modo sono state realizzate anche grazie alla solerzia non solo dei delegati che abbiamo citato, ma anche dobbiamo ringraziare la dottoressa Castiglia che veramente si è dedicata all'archivio storico, a Marta Rubino che è una persona che in qualche modo è la neoassunta ma che già è attiva, è proattiva direi nell'esercizio delle sue funzioni e anche Emiliano Favatta che è una persona che veramente anche essa ha dato un grande contributo. Quindi grazie anche a queste persone che in qualche modo secondo le loro competenze, secondo le funzioni che svolgono all'interno dell'Ateneo, hanno reso possibile l'avvio di un archivio storico che era veramente una cosa fondamentale per il nostro Ateneo e che abbiamo in qualche modo coperto anche con delle iniziative di carattere gestionale e amministrativo che sono fondamentali e che seguono gli indirizzi appunto degli organi di governo dell'Ateneo. Grazie a tutti. Bene. Angele. Eccoci. Buongiorno a tutti. Grazie. Siamo impacciati, diciamo, dalla realtà del distanziamento. Però gioiosi di rivederci. Ma gioiosi di rivederci. Di rivederci. Cioè, questo almeno, è un passaggio almeno importante. Qui, almeno qui. Voglio salutare calorosamente protagonisti di questa seduta mattutina della giornata di Palino, che sono collegati a distanza. Voglio salutare calorosamente tutti coloro che stanno che sono in collegamento e che partecipano, sia pure senza una vera possibilità di interagire attivamente
alla nostra, diciamo, organizzazione mattutina. Buon lavoro. Grazie a Filippo, al magnifico rettore e al direttore generale, perché hanno in qualche modo definito in modo perfetto la cornice, anche se volete storica, in cui si colloca questa nostra giornata. Voglio ripartire da un elemento che per noi è importante. La giornata di oggi, che è intitolata Le carte ritrovate di Gesualdo Bufalino per un'archeologia della cultura italiana, è una giornata che, come è stato splendidamente detto, celebra il ritorno attivo dell'archivio storico di Ateneo a essere non solo un deposito memoriale, ma essere un motore di dialogo con il territorio, quindi con la comunità universitaria, certamente, di cui è peculiare testimone, ma è soprattutto un momento di ritorno dialogico, attivo, intenso con il dibattito pubblico nel territorio. Farlo nel nome di Gesualdo Bufalino è di particolare importanza per tutti noi. Fare operare questa collocazione nel momento culminante, se volete, della quarta settimana delle biblioteche universitarie ci restituisce un sapore ancora più dolce, ancora più particolare. La settimana delle biblioteche universitarie, lo accennava il magnifico rettore e il direttore, lo diceva anche il direttore generale, è un momento tradizionale diventato nel tempo di non solo di festa e di riconfigurazione, quando eravamo in presenza, dei servizi e delle attività tradizionalmente condotte in biblioteca con attori diversi, con un'apertura diversa. Non è soltanto questo, è anche un momento di riflessione utile a proporre linee lungo le quali muoversi nell'anno a venire. La collocazione nel mese di maggio, nel maggio dei libri nazionale, vuole fortemente anche avere questa connotazione propositiva e, se volete, programmatica. In modo particolare quest'anno, perché le attività di questa nostra settimana, chi ha seguito l'incontro inaugurale e ha potuto seguire alcune delle iniziative che si sono sviluppate nel corso della settimana, lo sa già, il tema è stato quello di riflettere sui temi principali per la realizzazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Quindi ci muoviamo in piena consonanza con la nostra realtà, diciamo, contemporanea. Venir fuori da un anno così difficile, governare il riposizionamento di tutte le nostre attività, non poteva che trovare, forse attraverso le voci delle biblioteche e le voci dell'archivio storico di Ateneo, un tema più consonante e, da questo punto di vista, più utile. L'attore principale di questa mattina è appunto l'archivio storico. Il patrimonio di memoria, giustamente è stato detto, nel quale si custodiscono le testimonianze materiali della vita di un Ateneo. Avete già colto l'impegno straordinario del magnifico rettore, del delegato, professor Barbaro, nel valorizzare questo patrimonio, perché sia appunto linfa, stimolo di un nuovo e rinnovato dialogo pubblico. E l'occasione di oggi, lo dicevo all'inizio, è particolarmente straordinaria dal punto di vista della prova e della misurazione di questa istanza. Intanto, per la organizzazione una parola merita l'organizzazione complessiva, forse, di questa giornata. Apriremo adesso i lavori della prima sessione, Archeologia e storia degli studi in Italia 1945-1946. Perché? Perché in questa prima sessione vogliamo provare a procedere attraverso alcune voci autorevoli, quella dei nostri relatori di oggi,
a ridisegnare il contesto storico-culturale in cui il profilo intellettuale di Gesualdo Bufalino comincia a definirsi, proprio attivando anche aprendo uno sguardo particolare sul ruolo che la tradizione degli studi sull'antichità classica hanno all'interno di questo nostro Ateneo in quella stagione, e per poi provare ad avviare una riflessione su come si è formato un certo profilo intellettuale, un gusto intellettuale che non è solo quello di Gesualdo Bufalino, ma che in fondo accomuna tanti intellettuali formatisi in quella particolare temperie, la temperie dell'Italia uscita dal secondo dopoguerra e appena liberata dal nazifascismo. La tesi di laurea di Gesualdo Bufalino è intitolata Gli studi di archeologia e la formazione del gusto neoclassico in Europa e rivela forse già in modo stringente i fortissimi interessi dello scrittore per la memoria dell'antico. Questa vuole essere anche un'occasione per innestare i semi di una formazione intellettuale e umana nel futuro sviluppo della scrittura di Bufalino stesso. Il primo intervento di oggi è di Mario Barbaro, del professor Mario Barbaro, delegato del rettore all'archivio storico di Ateneo. Il professor Barbaro del nostro Ateneo insegna diritto romano e storia del diritto romano e mi piace dire che l'amore per le fonti, l'amore per i documenti d'archivio costituiscono il filo rosso, l'approccio, il metodo di studio nel suo profilo scientifico, nei suoi lavori di ricerca che spaziano dal diritto privato romano alla storia della tradizione della storiografia romanistica. Quindi, giusto per dire, l'uomo giusto nel posto giusto, vista la prospettiva e il processo che attendeva l'archivio storico. Ovviamente questa peculiare prospettiva, il professor Barbaro oggi ci parla del fascicolo ritrovato Gesualdo Bufalino all'Università di Palermo. E io con molto piacere, con il grandissimo privilegio che sento di essere qui con voi stamattina a coordinare questa seduta, gli cedo la parola. Grazie. Grazie per questa presentazione che in realtà prelude semplicemente, più che un intervento, una presentazione del fascicolo, una possibilità di mostrarlo. Ho preparato una presentazione PowerPoint. Devo ringraziare anche in questa sede, oltre alla collega con la quale abbiamo sempre lavorato in ottima sinergia, considerazione del fatto anche che l'archivio storico lavora con il sistema bibliotecario dell'Ateneo. Grazie ad Andrea Carta perché ha da subito accolto il mio invito a valorizzare il ritrovamento della tesi, a tutti i colleghi che hanno accettato di partecipare internamente all'Ateneo a questa iniziativa, a tutti i relatori esterni. Grazie anche, lo ha già detto il direttore generale, al personale d'archivio e non solo di archivio del sistema bibliotecario d'Ateneo che con grandissima competenza e con grandissimo slancio ha seguito tutti i lavori. Lavori che sono stati appunto quelli nell'ambito dei quali è stato poi possibile trovare un punto di approdo nell'organizzazione di questa giornata di studi che, come diceva Rita Marchese, corona la settimana delle biblioteche, quindi perfetta continuità. Io adesso proverò, ho qui ovviamente il fascicolo e la tesi che sono stati ritrovati, però per farvi vedere meglio ho anche delle immagini che saranno presentate nel PowerPoint che possiamo cominciare a vedere. Quindi il titolo appunto è quello che è stato già ricordato. E vedremo un po' che cosa c'è all'interno di questo fascicolo, un fascicolo che contiene, oltre alla tesi di laurea, una serie di documenti che ora passeremo ad analizzare, e documenti nei quali si ritrovano delle tracce indelebili di un percorso di vita universitario di uno studente che aveva vissuto una formazione particolare, perché dopo i primi 2 anni di studio nell'Ateneo di Catania era stato chiamato a combattere, era stato in Friuli, poi era tornato malato di tisi a Palermo, si riscrive all'Università di Palermo, dà gli ultimi esami qui a Palermo e sceglie questa tesi di fortuna, come lui stesso la chiama,
però la sceglie nell'ambito di un percorso finale in cui c'è tutta una storia di Bufalino, c'è l'esame di letteratura francese, questo amore per la traduzione che inizia a fare capolino, c'è la scelta di un tema molto particolare, e poi dietro, questo dal fascicolo si vede benissimo, ne parlava poco fa Rita Marchese, c'è il contesto culturale molto ampio, molto ricco, della facoltà di lettere e filosofia, come si chiamava all'epoca, che è la facoltà nell'ambito della quale Bufalino termina il proprio percorso di studi e appunto scrive questa tesi meravigliosa, della quale io ovviamente non parlerò, non ne ho le competenze, sarà oggetto di interventi successivi, in cui già in luce si vede la potenzialità dello scrittore. La prima volta che ho avuto in mano questa tesi subito dopo il ritrovamento è stato per me emozionante leggere questo italiano bellissimo. C'è già Bufalino, c'è tutto Bufalino, c'è un particolare gusto nella costruzione del periodo. Per quanto tesi di fortuna, per quanto tesi in archeologia, si ha già un tracciare di un sentiero che poi ritroveremo nei suoi scritti successivi. Ed è significativo che la diceria dell'untore sia stata cominciata, la stesura sia stata cominciata proprio mentre il Bufalino, nel sanatorio della Rocca, stava anche stendendo queste pagine della tesi. Bene, possiamo cominciare allora a descrivere le circostanze del ritrovamento fortuito, casuale. Come vedete, questo era lo stato di una dei locali dell'archivio qui nel complesso monumentale dello Steli, dove i fascicoli, le carte, si trovavano affastellati non in modo del tutto ordinato, perché purtroppo, come ha ricordato il direttore generale, in passato non c'era stata un'attenzione particolare per questo luogo importantissimo per la memoria, per l'identità del nostro Ateneo. C'erano stati sempre degli interventi frammentari che adesso si spera di poter invece ricongiungere in un percorso di riordinamento comune. Questo era lo stato delle carte dalle quali nell'ottobre dell'anno scorso è emersa prima la tesi di laurea e poi il fascicolo di Gesualdo Bufalino. Quindi dobbiamo ringraziare i due archivisti, l'archivista e l'altro personale, l'unità di personale, il dottor Emiliano Favata e l'archivista già ricordata Marta Rubino, che non appena hanno ritrovato appunto il fascicolo, ne hanno dato subito notizia e quindi abbiamo provato, data notizia al dottore, abbiamo voluto comunicare agli organi di stampa questo ritrovamento che casualmente cadeva nel centenario appunto della nascita di Gesualdo Bufalino. Questa è la copertina del fascicolo che avete visto poco fa sul tavolo accanto a me, nella quale sono compendiate le notizie principali. E andando avanti adesso possiamo vedere i singoli documenti che appunto compongono il fascicolo di uno studente. Come al solito c'è un certificato di nascita. Questo è un documento che spesso si ha la fortuna di ritrovare nei nostri fascicoli degli studenti. È un documento molto importante perché già ci consente di avere dei dati che solitamente non è facile ritrovare. Chi di noi ha avuto l'incarico di redigere voci di dizionari biografici sa che una delle cose più difficili è ricavare il nome della madre. Ecco dunque che l'archivio storico di Ateneo si conferma, in questo caso lo conoscevamo il dato, però si conferma come una fonte importantissima non soltanto per la storia dell'Ateneo, non soltanto per la storia della città, ma in generale per la storia d'Italia. È un archivio che conserva fascicoli di studenti e di docenti di caratura nazionale e internazionale che saranno messi a disposizione degli studiosi, di personaggi di prima grandezza che hanno svolto ruoli politici, hanno vinto premi Nobel come Segre, che ci consente appunto di attingere informazioni delle quali non è più rimasta traccia. Quindi l'archivio diventa a questo punto, come tutti gli altri archivi universitari e come tutti questi altri luoghi in memoria viva, una fonte alla quale attingere. Spesso la ricostruzione veniva fatta finora con gli aneddoti, con un'aneddotica che era quasi agiografica, senza pensare che avevamo questa fonte ricchissima del nostro archivio, che ora costituirà, per esempio, la base per la redazione su fonte scientifica della storia dell'Ateneo Palermitano, a cominciare dal periodo borbonico. Si sta costruendo il Museo dell'Università e una parte importante in questo museo sarà occupata anche da documenti d'archivio che appunto ne mostrano la storia. Certificato di nascita, come vedete, abbiamo il nostro Vittorio Emanuele Baffuto nelle maniche da bollo messi in alto, una raffigurazione dell'Italia,
E questo è un documento che solitamente c'è in tutti i fascicoli, quando non sia stato proprio perso. Andiamo avanti e vediamo come il fascicolo conservi anche una copia del diploma di maturità classica. È un documento importante perché noi sappiamo che la formazione di Bufalino si attua in un liceo di eccezione, dove tra i professori che ha c'è Paolo Nicosia, il celebre dantista, la moglie di Paolo Nicosia, i genitori del professore Giovanni Nicosia, che insegna diritto romano, ha insegnato diritto romano a Catania. E dunque già si vede come l'impegno di Bufalino nella formazione di grado secondario, con la maturità classica, ha degli esiti che lasciano promettere quello che Bufalino sarà. Se diamo uno sguardo alla seconda pagina dove ci sono i voti, quindi guardate l'immagine di destra dei voti dell'esame di maturità classica, vediamo che ci sono una serie di otto di quel tempo che non era facile avere, e spiccano i due 9 in letteratura, in lettere, lingua e lettere latine e lettere greche. Quindi questi due 9 che all'epoca erano dei voti veramente rari, non si davano mai, stiamo parlando della votazione del liceo di stampo fascista voluto da Gentile, in cui c'era questa formazione che ancora passava per un'educazione severa, fatta di contatto con le fonti, di traduzioni, di conoscenza vera della letteratura latina e greca. Quindi abbiamo anche uno sguardo sul periodo precedente alla formazione universitaria. Andando avanti, troviamo un documento che segna il passaggio dall'Ateneo Etneo all'Ateneo Palermitano. Quando Bufalino si trova malato di tisi nel sanatorio della Rocca e decide di riprendere a Palermo gli studi, sapendo che è collegato questa località che è vicino a Monreale, alla Rocca, come lo chiamiamo noi appunto a Palermo, si fa fare il cosiddetto foglio di congedo, che è anche un altro documento importantissimo firmato da Dante Majorana, il rettore dell'epoca, parente zio del più famoso Ettore Majorana, il fisico scomparso misteriosamente, e si fa fare un foglio di congedo che per noi è preziosissimo perché ci dà la possibilità di vedere, come vediamo dalla pagina successiva, nella slide successiva, non soltanto gli esami che aveva già sostenuto con i relativi voti e i relativi esiti, ma anche le firme di frequenza che ci fanno immediatamente capire chi sono i professori universitari che nei primi due anni della carriera universitaria di Gesualdo Bufalino contribuirono in maniera determinante alla sua formazione. Se diamo uno sguardo più attento alla parte del foglio del congedo che compendia gli esami già sostenuti all'Università di Catania, dunque il primo percorso, vediamo anche qui un altro tratto caratteristico, già l'amore per la lingua e la letteratura inglese. È un elemento questo che poi sarà ripreso, noi troviamo in epigrafe, in apertura della tesi, una citazione di un sonetto che lui cita, e quindi non era semplicemente una lingua e una letteratura inglese fatta così, scelta come materia che doveva riempire un percorso di studi. È una lingua che dimostra la passione per la letteratura straniera, vissuta come un momento di confronto, e che poi si arricchirà anche, lo vedremo, con l'esame di letteratura francese. Storia greca 26, glottologia 27, e poi gli altri esami, geografia, filologia romanza, storia romana, letteratura latina, biennio, letteratura italiana, letteratura greca, la cultura militare, che come sapete all'epoca era presente nella formazione di ogni ordine e grado, non ho citato poc'anzi nel diploma di maturità il voto dato su questa disciplina. Nella slide successiva vediamo gli ultimi esami sostenuti nell'Ateneo Etneo, latino scritto, 27, storia moderna, 30, e storia della filosofia. Si chiude qui il percorso dei due anni di studio compiuti a Catania, viene chiamato alle armi, va in Nord Italia, viene poi catturato dai tedeschi, riesce a sfuggire, passa a Scandiano, di qui si ammala di tisi e finalmente approda a Palermo. Quando Bufalino si trova a Palermo, deve ovviamente redigere la istanza indirizzata al magnifico rettore di iscrizione all'Ateneo Palermitano. Questo è uno dei documenti che non siamo stati in grado di datare. Vediamo sulla destra in alto una punta e matita, ormai ha maturato il fuoricorso, FC in alto a destra, per l'anno 45-46. E nell'anno accademico 1945-1946 che Gesualdo Bufalino, o Bufalino Gesualdo, come lui si firma in quasi tutti i documenti conservati in questo articolo,
che è dal magnifico rettore dell'Università Palermitana di poter essere iscritto alla facoltà di lettere per l'anno accademico 1945-1946. Gli viene assegnata la matricola 6688, questa è la matricola scritta su uno degli statini che ora vedremo degli esami sostenuti a Palermo. La matricola che vedete cancellata con due tratti di penna invece era la vecchia matricola che aveva avuto all'Università di Catania. Quindi si trova iscritto all'Università di Palermo e, come tutti gli studenti, questo si trova un altro documento che si trova spesso nei fascicoli degli studenti laddove non siano stati smarriti, c'è la fotografia autenticata. Si tratta della fotografia autenticata, che è la cui copia poi viene inserita sul libretto universitario, che noi non abbiamo, abbiamo altri documenti che ci aiutano a ricostruire il suo percorso di esami. E questo è un documento interessante per varie ragioni. Da un lato perché vediamo questa fotografia in bianco e nero che ci dà un'immagine diretta di Bruno Falino a quell'età. È una fotografia inedita, lo vediamo con la mano in tasca, con la cravatta e la giacca. E l'altro documento interessante che possiamo vedere nella slide successiva è data dall'indicazione del domicilio che viene indicato. Come voi sapete, i notai dovevano indicare, o i pubblici ufficiali dovevano indicare il domicilio. E Bufalino, Gesualdo Di Biagio, e della madre, cioè il nome della madre, scrive in questo documento di essere domiciliato in Palermo nel corso Calatafini numero 1004. Se noi andiamo a vedere dove si trova appunto il numero 1004, il civico 1004 di corso Calatafini, vediamo che è esattamente quello che oggi è noto ai palermitani come l'ospedale Ingrassia, che si trova a Mezzo Monreale, l'ultimo tratto di questo lungo corso che prende il nome dalla battaglia di Calatafini, che è dalla Porta Nuova, che si trova al termine del Cassero, del corso Vittorio Emanuele, apre la via verso Monreale con un tracciato rettilineo e che nella sua parte finale, per chi procede verso Monreale, sulla sinistra, proprio poco prima della Rocca, aveva questo sanatorio La Rocca. È lì che si trova Bufalino, è lì che vive l'esperienza trasfigurata poi nella diceria dell'untore, è lì che trova subito dopo all'uscita dal sanatorio la fermata del tram, che viene anche ricordata appunto nel suo scritto, che lo conduce direttamente lungo la direttrice verso la Cava di Palermo ai Quattro Canti. Svoltando sulla destra, chi conosca Palermo sa che si trova immediatamente dopo la chiesa dei Tatini, che è uno dei Quattro Canti, l'ex convento dei padri Tatini, che con l'espropriazione dei beni ecclesiastici fu trasformato in università degli studi. È l'università che oggi ospita solamente la facoltà, quella che si chiamava facoltà giuridica, oggi dipartimento di giurisprudenza, ma che all'epoca ancora ospitava la facoltà di lettere e filosofia. Quindi il tram lo conduce direttamente, vediamo dove c'è la via Macheda 172, via Macheda 172, la sede universitaria dove Bufalino sostiene gli ultimi esami, dove poi si laureerà con la sua tesi. Questi sono i dati che noi riusciamo a trarre direttamente appunto dalla informazione contenuta nel suo fascicolo personale. Uno dei primi problemi che si pone è quello di sostenere gli esami che mancano per completare il percorso di studi nella facoltà di lettere e filosofia, e nei documenti si trova anche la richiesta, sempre a firma di Bufalino Gesualdo, il quale chiede di sostenere tutta una serie di esami che troviamo elencati, sono sei, ora vedete i singoli statini degli esami sostenuti. Il primo di questi è l'esame in archeologia, che vedremo ha un ruolo importante nel percorso universitario perché crea il contatto con Silvio Ferri, che poi sarà scelto come relatore per la tesi di laurea, e poi vediamo anche gli altri esami che dovrà sostenere. L'Ateneo di Catania a questo punto ha già rilasciato il foglio di congedo, la documentazione in quel periodo difficile del dopoguerra è intervenuta a Palermo e l'Università di Palermo prende atto del congedo dell'Ateneo catanese. Oramai Bufalino è iscritto all'Università di Palermo e si pone un ulteriore problema. Oltre agli insegnamenti fondamentali che infatti già aveva sostenuto all'Università di Catania,
Gli restavano da scegliere alcuni esami complementari. A questo punto il rettore dell'epoca dell'Ateneo Palermitano, Giovanni Baviera, scrive una lettera indirizzata al magnifico rettore dell'Università di Catania, Dante Majorana, che abbiamo già visto, per chiedergli quali siano le materie che avrebbe potuto scegliere lo studente Gesualdo Bufalino, transitato da Catania all'Ateneo Palermitano. Giovanni Baviera, ricordiamoci, è il rettore dell'Università di Palermo, al quale l'Angot affida la guida dell'Ateneo Palermitano dopo la cosiddetta defascistizzazione. Giovanni Baviera è un altro professore di diritto romano che aveva subito discriminazioni su base politica, perché durante il periodo fascista era molto lontano, una figura di grandissimo rilievo, amico di personaggi importanti, di De Castri, di Nitti, che aveva cercato di opporsi al fascismo e che pagò questo prezzo con la discriminazione nella università palermitana fascistizzata, che invece premiava quegli studiosi che si erano avvicinati al fascismo. Preso il potere, Baviera si preoccupa subito di ricostruire l'Ateneo palermitano, che aveva subito anche nelle sue strutture, nei suoi edifici, ferite notevolissime, e ricostruisce l'Ateneo anche cercando di riportare la macchina amministrativa immediatamente in funzione. Gli riesce, si troverà al fianco il rettore successivo, un altro romanista, Lauro Piazzense, e in questo percorso, vediamo, si inserisce la vicenda umana e la vicenda accademica di Bufalino, che se vediamo la slide successiva c'è anche la minuta scritta a penna molto interessante di questa richiesta. Vedete, è una minuta scritta su un foglio strappato, siamo nel periodo del dopoguerra dove tutto scarseggia, anche la carta scarseggia, e la minuta della richiesta, della raccomandata indirizzata da Baviera, rettore di Palermo, a Majorana, rettore dell'Università di Catania, appunto, si è conservata nel nostro fascicolo. A questo punto il rettore dell'Università di Catania, Dante Majorana, lo vediamo raffigurato in basso a destra, risponde al magnifico rettore dell'Università di Palermo indicando tutta una serie di materie complementari che secondo il piano di studi originario da sostenere a Catania avrebbe potuto scegliere lo studente Bufalino Gesualdo. Storia della lingua italiana, storia orientale antica, biologia delle razze umane, che pur essendo ormai finita la pagina tristissima del ventennio fascista, continuava a essere presente nei termini studi, materia voluta fortemente dal regime a seguito dell'emanazione dei regi decreti che avevano inquinato l'università italiana con la legislazione razziale. Letteratura delle tradizioni popolari, come vedremo questa sarà uno degli insegnamenti scelti, estetica, altro insegnamento scelto da Bufalino, paleografia e diplomatica, e poi una delle filosofie diverse dalla precedente. A fronte di questa scelta, Bufalino compie una selezione e appunto, come anticipavo, sceglie le tradizioni popolari, sceglie la letteratura francese, il contatto con i classici francesi che, come sappiamo, rappresenterà una delle costole della sua attività, che non è soltanto di traduzione letteraria, è una delle figure che capisce benissimo, ma la tradizione illustre, che la letteratura, il letterato della letteratura italiana deve avere contatti, ricordiamo anche altri importanti, vabbè, non lo devo ricordare io, ma comunque è noto che ci sono grandissimi altri figure di spicco della letteratura italiana che si cimentano con persino Carducci, altri ancora, traducono Goethe, traducono il tedesco, e quindi anche Bufalino viene a contatto con la letteratura francese che, come sappiamo, lo accompagnerà, anche se non cosciascia, ricordiamo, ma non sono i soli, ci sarebbero molti altri esempi. La storia dell'arte è storia della filosofia antica con il professore Arenda, quindi tra le altre filosofie diverse dalle precedenti, Gesualdo Bufalino, che qui si firma appunto con il nome e il cognome, sceglie queste quattro materie. Nella slide successiva troviamo nel fascicolo, è sempre anche molto interessante vedere questi documenti dell'amministrazione, il pagamento di una delle tasse, il 18 novembre del 1946, ormai iscritto a pieno titolo all'Università di Palermo, paga 50 lire come contributo di laboratorio. Comincia a questo punto, all'interno del fascicolo, troviamo un
un gruppo di foglietti ingialliti con scritti tutta a penna che sono molto interessanti perché sono tutti gli statini degli esami che io ho riordinato in ordine cronologico e che comincia appunto con l'esame nell'insegnamento di tradizioni popolari. Qui abbiamo una dicitura molto stringata, c'è soltanto l'indicazione del voto 28 su 30, vediamo però che è molto interessante perché ancora la matricola è stata assegnata in maniera definitiva e si trova ancora il numero 3186 che gli era stato assegnato all'Università di Catania. Vediamo anche come questi numeri diversi fanno capire come l'Ateneo Palermitano, pur nato dopo lo studio di Venezia, nel corso di questi secoli ha raddoppiato, più che raddoppiato, il numero degli iscritti. Palermo è il capoluogo siciliano, ha un bacino di utenza maggiore e a Palermo viene descritto con la matricola 6.388. Quindi già abbiamo questo dato che fa vedere la differenza delle evoluzioni degli Atenei, può essere anche un dato interessante. E poi vediamo le firme dei tre esaminatori della commissione esaminatrice, non è sempre facile decifrarli, si riconosce per esempio Landini, però anche questo fa vedere come si lavorasse all'epoca. All'epoca gli esami erano fatti davvero in commissione ed è anche interessante vedere come si combinavano all'interno della facoltà di lettere le commissioni. Ciascuno statino da una terna che, come vedremo nelle prossime relazioni, può essere interessante appunto per ricostruire questo reticolo di rapporti culturali che sono anche illustri, che chiamano in causa personaggi che avevano rilievo nazionale e internazionale. Se guardiamo lo statino successivo, troviamo quello di storia dell'arte appunto che aveva scelto. Qui è interessante perché la seconda firma, oltre a Renda, è quella di Vito Fazio Almari, che in realtà era un filosofo, sedeva però nelle commissioni di storia dell'arte. La terza firma è quella di Ferri, quindi anche questo è molto interessante. Anche qui vediamo che la matricola è ancora quella catanese che viene tagliata con tre tratti di penna orizzontale di colore blu. Segue l'esame dell'altro insegnamento, la grammatica latina e greca. Anche qui vediamo dei nomi importanti perché oltre al nome di Bione, il secondo, il terzo è quello di Bruno Lavagnini, una delle figure di spicco dell'Università Palermitana, che ancora viene ricordato, che ha fondato una scuola notissima. E poi, sempre andando avanti, finalmente l'esame di letteratura francese al quale avevo fatto un riferimento. Esame sostenuto l'11 novembre del 1946, quindi sempre nella sessione autunnale del 1946, anche qui troviamo semplicemente l'indicazione del voto, 30 trentesimi, e non ci sono altre informazioni. Il 25 novembre, quindi due settimane dopo, lo statino che attesta lo svolgimento degli esami di storia della filosofia antica, materia scelta appunto tra le filosofie diverse dalle precedenti, e che completa il gruppo degli esami della sessione autunnale. A questo punto la sessione successiva è quella che precede la laurea. Il 1 marzo Bufalino paga la sovratassa per gli esami e per la sessione primaverile appunto del 1947, questa volta la cifra è di 300 lire, e insieme a questa documentazione abbiamo gli statini dell'ultima sessione. Molto interessante perché abbiamo gli esami di storia della lingua, anche qui abbiamo semplicemente il voto, e poi abbiamo gli esami di estetica, come vedete, questa sostenuto con la lode, c'è anche un cenno di un argomento che viene segnato dalla commissione, e poi abbiamo, non trovo lo statino, l'ho saltato, poi se ne parlerà, c'è comunque lo statino anche degli esami di archeologia, che è molto interessante, ne parlerà la collega Mangruzzato qui là. Va bene anche fare un accenno, adesso poi appunto ne parlerai tu. È un accenno interessantissimo perché non soltanto è l'unico statino in cui sono segnati gli argomenti delle domande, che non sono pochi, per cui possiamo anche rivivere attraverso questo statino come si svolgesse, è davvero interessante. Ma è interessante anche per le firme che si trovano nella parte del documento dedicata alla commissione esaminatrice. C'è la firma di Ferri, che sarà poi scelto come relatore per la tesi di laurea,
c'è la firma di Bruno Lavagnini, del quale ho già parlato, e soprattutto c'è un'altra firma interessante, che è la firma di Iole Bovio Marconi. Iole Bovio Marconi era la moglie di Pirro Marconi, proveniva da una famiglia romana, si era laureata ed era un'archeologa di fama internazionale che si trovava all'Università di Palermo in virtù dell'incarico di insegnamento di preistoria che le era stato attribuito, mentre la Bovio Marconi si trovava impegnata in un altro importantissimo fronte. Era stata infatti una delle direttrici del Museo Archeologico Antonino Salinas, il Museo Archeologico di Palermo, un museo nato dalla valorizzazione di una collezione dei Borboni come museo dell'Università di Palermo. Questa è un'altra delle caratteristiche del Museo Archeologico Palermitano. È una delle grandi donne che fu alla direzione del Salinas. È stato ricordato qualche tempo fa come il museo archeologico intitolato ad Antonino Salinas, che è stato anche rettore del nostro Ateneo, una delle figure di spicco della numismatica e dell'archeologia siciliana, che aveva studiato in Germania, che aveva contatti diretti con Mommsen, che sono ancora testimoniate da alcune lettere custodite dagli eredi di Salinas a Palermo e a Mommsen nel fondo del Nachlass Mommsen 1, custodito nella sezione manoscritti della Staatsbibliothek di Berlino. Quindi una figura veramente di spicco, la Bovio, Marconi, che siede nella commissione degli esami di archeologia di storia dell'arte antica e che rappresenta questo mondo culturale vivissimo in cui appunto vediamo Palermo all'epoca al centro dei contatti del network, come si dice oggi, della rete di relazioni scientifiche di primo livello, archeologo che aveva fatto anche degli scavi. Poi il contatto, e se ne parlerà, non voglio anticipare nulla, con Silvio Ferri e altre figure di grande spicco. Dunque troviamo un giovane bufalino che deve scegliere alcune materie complementari, deve sostenere alcuni esami, si avvicina alla laurea seguendo appunto questo percorso di studi. E appunto dopo aver compiuto tutti gli esami, come diceva poc'anzi il rettore, la segreteria, in vista della preparazione dell'esame finale, computa la media fatta all'antica, ancora si sapevano fare le divisioni a più cifre senza utilizzare le macchine calcolatrici, e la media è calcolata in realtà leggermente per difetto, perché se si facesse completamente quello sarebbe un 28,57, che nel nostro sistema sarebbe calcolato come 28,6, dunque 29. Invece all'epoca vediamo che c'era questa usanza, si calcolano anche le due lodi, la media su base 110 e quella di 104,5. Dato interessante perché ci fa vedere anche come lavorassero le commissioni dell'epoca, mentre oggi si tende ad attribuire tantissimi punti alla tesi di laurea, anche a deformare un po' il percorso formativo, certe facoltà se ne danno addirittura 10 punti, le nostre medie sono calcolate senza i voti più bassi, si regalano punti per la per l'esperienza Erasmus, ci sono altre provvidenze che vengono date per chi è in corso, per chi è alto, per chi è in basso, per chi è bruno, per chi è biondo. All'epoca invece c'era questo sistema molto, diciamo così, non soltanto spartano, proprio matematico, per cui si calcolava il voto di base che è semplicemente 104,5 su 110. E possiamo andare avanti. Nel frattempo, Bufalino ha cominciato a redigere la sua tesi di laurea. Su questa non voglio dire nulla perché sarà al centro di altri interventi, quindi non è il caso che ne parli. Vediamo la correzione a penne in basso apportata per l'anno accademico. Questa è la sessione straordinaria sempre dell'anno accademico 1945-1946, anche se la data è il 47, non debba trarre un inganno. C'è scritto a matita, con una matita rosso blu segreteria, abbiamo la legatura sul dorso con una fascia pelata, e la tesi, io qui non ho riprodotto le immagini, ma è una copia dattiloscritta sulla quale qui e lì è intervenuto appena Bufalino per apportare qualche correzione alla battitura. È una tesi di 88 pagine, alla quale segue una scarnissima bibliografia. Non dobbiamo dimenticare che all'epoca, siamo nel dopoguerra, non doveva essere facile procurarsi il materiale bibliografico. E c'è una bibliografia molto stringata, c'è un saggio per esempio di Caramella che aveva avuto come docente a Catania il nostro Bufalino. Andiamo avanti, ci avviamo verso la conclusione del mio intervento. Questi sono i luoghi della laurea, quella che oggi è appunto la facoltà di giurisprudenza,
che all'epoca ospitava anche la facoltà di lettere. Quindi ci possiamo immaginare appunto che in questo ex convento dei padri teatini il Bufalino si recasse e il Bufalino si sia laureato. Io non ho informazioni per individuare se la cerimonia di laurea si sia svolta nella cosiddetta aula magna, che all'epoca era l'aula magna della facoltà, o se in una delle altre aule che nel corso degli anni sono state utilizzate, per esempio quella che oggi si chiama Aula Chiazzese, che è un'altra delle aule che nel tempo sono state più spesso, insomma, l'aula Chiazzese, andiamo avanti. E qui troviamo lo statino degli esami di laurea, altro documento interessante perché ci consente di individuare, oramai la matricola è senza incertezze, la 6688, ci consente di individuare dall'esame delle firme non sempre intellegibili come fosse composta la commissione degli esami di laurea. Io ho preparato uno schema un po' più facile da leggere, Cesare Bione, lo abbiamo già incontrato come colui che è stato il docente degli esami di grammatica latina, ma che ha l'insegnamento principale di letteratura latina. Ricordiamo che all'epoca tutti gli insegnamenti, tutti i titolari degli insegnamenti avevano vari insegnamenti complementari che svolgevano. Qui ho indicato quello principale, Antonino De Stefano, titolare della cattedra di storia medievale, Vito Fazzalmaio, del quale già abbiamo parlato, filosofia teoretica più altri insegnamenti complementari, Silvio Ferri, archeologia e storia dell'arte greca romana, nonché il relatore di Bufalino, Piero Landini, di cui abbiamo visto una firma in una commissione, titolare della cattedra di geografia, Bruno Lavagnini, componente della commissione degli esami di archeologia, appunto titolare della cattedra, come ho ricordato prima, di letteratura greca, Ettore Ligotti, titolare della cattedra di filologia romanza, la nostra Iole Bovio Marconi, che insegnava per incarico preistoria in quegli anni, Gaetano Petrotta, che insegnava lingua e letteratura albanese, Francesco Ribezzo, titolare dell'insegnamento di glottologia, e infine il professore di letteratura italiana Emilio Santini. Questa è un'immagine della Iole Bovio Marconi, che riordinò il Museo Archeologico Salinas all'indomani della guerra. Sono gli stessi anni in cui la Iole Bovio Marconi cerca di ricostruire l'ala del museo che è collocato nell'ex casa dei padri Filippini. Una bomba aveva distrutto un'ala. La Iole Bovio Marconi, che aveva messo in salvo le opere più rilevanti, portandole nel convento, nel monastero benedettino di San Martino delle Scale sopra Palermo, ricostruisce il museo, lo porta a nuova vita e inaugura questa serie di direttrici, che attualmente c'è Caterina Greco, c'è prima la Francesca Spatafore, ancora prima mi sembra Agata Villa, e così tutta una serie di direttrici che hanno sapientemente guidato questo gioiello del Museo Archeologico. Anche questo è uno dei segni ancora vivi dei rapporti che continuano ad esserci tra mondo universitario e il mondo dell'archeologia. Tranne la parentesi di Sebastiano Cusa, l'unico diciamo uomo, questo Museo Salinas è stato sempre in dialogo con i ranghi universitari, una cultura classica che vive, che dialoga, che è presente nel tessuto cittadino. E andiamo avanti, oramai si è laureato e a questo punto gli ultimi documenti di cui si conserva traccia nel fascicolo custodito nell'archivio storico d'Ateneo è la richiesta del certificato di laurea. Qui è interessante notare un dato: se confrontiamo la grafia rispetto alla grafia con la quale erano stati vergati tutte le richieste precedenti, vediamo che è una grafia un po' tremolante, non è la grafia scritta in fretta, probabilmente era un momento in cui la salute di Bufalino stava incrociando un percorso di sofferenza fisica di cui appunto è rimasta traccia anche nella sua letteratura. Però anche questo può essere un documento interessante. Il 28 maggio 47, all'indomani della laurea, chiede il certificato di laurea e dopo aver fatto questa richiesta deve pagare la tassa per ottenere il diploma di laurea, anche di questo è conservata traccia, e paga le 600 lire che sono richieste tramite conto corrente. Questa è una fotografia appunto della ricevuta del servizio dei conti correnti postali per la somma di 600 lire, datata 21 giugno 1947. Una volta assolto questo obbligo del pagamento della tassa, Bufalino ottiene il proprio diploma di laurea, una copia è conservata all'interno del fascicolo.
in cui il rettore dell'Università di Palermo, in nome della legge, visti appunto gli attestati degli studi compiuti dal signor Bufalino Gesualdo, veduto il risultato dell'esame da lui superato in questa università il 12 marzo 1947, gli conferisce la laurea di dottore in lettere. Il voto è di 106 su 110, un punto e mezzo soltanto per la tesi, per questa bella tesi, ma il mio compito è finito, abbiamo compulsato insieme il contenuto di questo fascicolo, spero di non averne annoiato troppo, ringrazio per l'attenzione e cedo la parola di nuovo a Rita Marchese, grazie. Grazie a te Mario Barbaro, professor Barbaro, perché non solo non ci hai per nulla annoiato, ma ci hai guidato molto bene, magistralmente, nel senso di questa giornata. L'intervento di Mario Barbaro ci fa vedere come, passeggiando tra le testimonianze materiali custodite nell'archivio universitario, si offra la possibilità di una ricostruzione non solo del percorso personale, umano, intellettuale, biografico della persona in questione, ma che tipo di intersezione straordinariamente interessante partire da questo microcosmo offra nel collegamento con la storia culturale stessa, con la storia dell'università italiana in generale, perché colpiva anche visivamente la distanza tra quella università e la nostra, una distanza forse segnata da un grado di accelerazione enorme sul piano delle trasformazioni, anche rispetto all'arco temporale da percorrere insieme. Sul piano metodologico, devo dire che questo ingresso detta un po' le linee del senso di questa mattinata. Grazie infinite per questo bell'ingresso. Allora, ho adesso il grande piacere di dare il benvenuto a Margherita Losacco. Margherita Losacco è una collega dell'Università di Padova, dove insegna filologia greca. Benvenuta, Margherita. La professoressa Losacco si è in realtà formata all'Università di Bari, a Bari è anche nata, diciamolo, e lì ha cominciato la sua carriera scientifica. Si occupa di tradizione manoscritta e di storia della tradizione dei testi greci, dal Medioevo all'età moderna. E le sue ricerche si sono concentrate principalmente sull'opera di Fozio e su alcuni episodi, rilevanti della sua fortuna, dal Medioevo sino all'età moderna. Margherita Losacco nel 2020 pubblica, io so di essere visualizzabile come un pastorello del presepe, ma ci tenevo a mostrarvelo, ha pubblicato nel 2020 questo bel libro intitolato Leggere i classici durante la Resistenza, la letteratura greca e latina nelle carte di Emilio Sereni per le edizioni di Storia e Letteratura. Il suo libro testimonia l'importanza delle fonti di archivio. Margherita ha lavorato a stretto contatto con la biblioteca archivio Emilio Sereni di Gattatico per la ricostruzione del profilo di un intellettuale, Emilio Sereni, nella cornice della guerra prima, della Resistenza e del dopo. Capite come si sta allargando lo sguardo? Siamo partiti dal microcosmo, la dimensione documentaria che ci porta alla ricostruzione di un profilo, la necessità di guardare, di allargare lo sguardo e di confrontarci con una studiosa alla quale davvero chiediamo di condividere con noi un po' il senso della sua operazione, del suo lavoro, i risultati che ha ottenuto, perché il lavoro che lei ha fatto sulle carte di Emilio Sereni è un caso di studio che noi auspichiamo possa in qualche modo costituire un'ispirazione per gli studi che nasceranno a partire da questo ritrovamento delle carte di Gesualdo Bufalino nell'archivio storico.
E poi, elemento non trascurabile, perché c'è questa intersezione straordinariamente interessante per gli interessi che questi intellettuali nutrono fattivamente, proattivamente, con il mondo antico. Ecco perché è un onore per noi, è un piacere per noi avere Margherita Losacco, sia pure collegata a distanza oggi, ed ecco perché la ascoltiamo con grandissima curiosità e grande piacere. A te Margherita, grazie. Grazie Rita, mi sentite? Sì, sì. Grazie Rita, io vorrei cominciare dicendo che sono molto grata ad Ambra Carta e a Rita Marchese per questo bell'invito che mi inorgoglisce, che mi onora e che mi sfida a ripensare il mio lavoro e le mie ricerche di questi ultimi anni in una prospettiva nuova e per me feconda. E in realtà ascoltandovi prima pensavo che non mi riferisco soltanto alle mie ricerche su Emilio Sereni, ma anche alle ricerche nell'archivio dell'Università di Padova, che è un archivio che io credo costituisce uno dei vanti di questa università e intorno al quale gli studi si sono negli ultimi anni assai intensificati in vista delle celebrazioni degli 800 anni dell'Università di Padova l'anno prossimo. E io sono reduce in questi giorni da un lavoro sulle donne, sulle laureate in materie antichistiche dell'Università di Padova negli anni che vanno dal 1900 al 1945 e per il poco che vale posso assicurarvi che lavorare intorno alle carte di un archivio universitario significa mettere le mani in un modo altrimenti impensabile nella storia degli studi. E questo è un, io ho considerato una fortuna poter fare questo lavoro in archivio. E devo dire anche una forma di emozione, di passione che non mi aspettavo che l'archivio dell'università potesse trasmettere. Quindi ecco, mi sono molto ritrovata in questo fascicolo ritrovato del quale ora abbiamo ascoltato, perché mi ricorda tra l'altro moltissimo in ogni suo aspetto i fascicoli delle laureate che ho avuto la fortuna di poter studiare negli ultimi mesi. Ma qui appunto mi interrompo e passo a Emilio Sereni, non prima di aver rinnovato appunto il mio ringraziamento ad Ambra e a Rita ancora una volta per un invito che davvero mi riempie di orgoglio. E allora, le vite, i percorsi, le vicende di Emilio Sereni e di Gesualdo Bufalino naturalmente non si rassomigliano, non li rassomigliano l'uno all'altro, ma entrambi appartengono alla fortunata comune dei lettori, e qui appunto condivido con voi le mie slide che spero possiate vedere. Ecco qui. Ecco, mi auguro che sia visibile il mio PowerPoint a schermo intero, dico bene? Sì. Sì, sì. Perfetto. Allora, dicevo, la vita, i percorsi, le vicende di Emilio Sereni e di Gesualdo Bufalino non si rassomigliano, non li rassomigliano l'uno all'altro, ma l'uno e l'altro appartengono alla fortunata comune dei lettori, che con queste parole Virginia Woolf ebbe a descrivere negli anni tra il 1926 e il 1927. Scrive Virginia: io almeno ho a volte sognato che il giorno del giudizio universale, quando tutti i grandi condottieri, avvocati e uomini di Stato arriveranno in cielo per ricevere le loro ricompense, le loro corone, i loro lauri, i loro nomi indelebilmente incisi sul marmo imperituro, l'Onnipotente guarderà San Pietro e gli dirà, non senza una traccia di invidia nel vederci arrivare con i nostri libri sotto il braccio, questi non hanno bisogno di ricompensa, qui non abbiamo niente per loro, sono quelli che amavano leggere. Come Gesualdo Bufalino, Emilio Sereni fu un uomo che amava leggere. E come Bufalino lesse in ogni momento della sua vita, anche nelle congiunture più ardue. E dunque vorrei oggi ripercorrere con voi l'eccezionale vita del lettore che fu Emilio Sereni, una vita che fu scandita dalle grandi tragedie del Novecento. La sua passione vorrei ripercorrere, una passione come credo per tutti noi a tratti divertita, indulgente, quasi infantile per i libri. La lettura, il suo modo di leggere come forma di conoscenza delle cose, del mondo e di sé. Il suo impossessarsi, ecco direi, delle parole degli altri per dire se stesso e in qualche misura per resistere. E inizierei a raccontarvi questa storia dalla fine.
dalla biblioteca, cioè intitolata appunto a Emilio Sereni. Oddio, chiedo scusa, scusatemi, ma non sono abituata a questa modalità di... Rita, non vedevamo scorrere le slide, era rimasta solo la schermata iniziale, quindi forse dovresti ricondividere provando a utilizzare la modalità presentazione, perché non andavano avanti. Così non vedete la prima slide? Adesso vediamo la prima slide e forse potresti passare proprio alla riproduzione in modalità presentazione. Ma io ce l'ho in modalità presentazione. Adesso vanno avanti. Allora, se non vi dispiace, io farei questo. Allora, lo tengo, questa l'avete vista, questa è la prima, adesso questa vedete la seconda. Esatto, sì. Allora, se faccio così la vedete, mi confermi, sì, giusto? Grazie. Perfetto, grazie. Questo è l'edificio, benissimo. No, mi scuso io, ma ho poca dimestichezza con questo sistema, noi usiamo sempre Zoom ed evidentemente sbaglio qualcosa io, scusatemi. Dunque, vi dicevo... Che vorrei cominciare a raccontarvi questa storia appunto dalla fine, in maniera molto concreta direi, cioè dalla biblioteca intitolata Emilio Sereni, che è questo edificio arioso, luminoso, moderno, che si trova subito dietro la cascina dei Fratelli Cervi a Gattatico, vicino al comune di Campeggine, che si trova tra Parma e Reggio Emilia. L'edificio può apparire all'inizio, io credo forse disturbante nel paesaggio, nel tempo immobili della pianura padana, della campagna padana, ma in realtà queste grandi vetrate, questi spazi larghi, generosi della biblioteca, creano una sorta di unità fra il dentro e il fuori. A mio modo di vedere immergono la biblioteca, l'archivio, gli schedari di quest'uomo che ha sempre studiato il paesaggio dentro il paesaggio stesso. E la biblioteca di Emilio Sereni conserva oggi i suoi libri, appunto, le carte di studio, il suo archivio bibliografico cosiddetto, i faldoni e soprattutto il magnifico, impressionante schedario bibliografico che è veramente folgorante. Dietro questi scaffali, dietro queste carte, dietro questi schedari si intuisce una mente straordinaria, lucidissima, onnivora, potente. Ed è stato appunto per l'impulso e l'impressione prodotta in me da questa biblioteca che ho iniziato prima a leggere il libro di sua figlia Clara, Il gioco dei regni, poi a esplorare la bibliografia vastissima su Sereni politico e intellettuale e la bibliografia su Sereni antichista, bibliografia che deve moltissimo, e tengo a ricordarlo, agli studi di Andrea Giardina, al quale si deve per primo di avere gettato luce nel 1996 con uno studio che resta fondamentale sulla figura di Sereni, appunto, antichista. Con i suoi studi Giardina ha indicato una strada, una direzione verso un'indagine d'insieme su Sereni antichista e appunto su Sereni insieme rivoluzionario, partigiano, antifascista, dirigente politico, ministro della Repubblica, ma anche storico dell'antichità, anche pioniere delle ricerche sul paesaggio, il Marc Bloch italiano, sull'alimentazione. Io invece oggi vi parlerò appunto del Sereni lettore e precisamente del Sereni lettore di letteratura greca e latina, di cui gli excerpta di cui oggi vi parlerò costituiscono una testimonianza finora inedita per le settimane che vanno dal 10 novembre del 44 al 6 aprile del 45. Qui è la copertina del suo libro sul paesaggio, visto che ho menzionato Sereni appunto come studioso anzitutto del paesaggio. Appena si tocca. Ecco. Continuate a vedere il mio PowerPoint, vero? Sì, sì, sì. Qui vedete le carceri nuove di Torino? Sì, sì. Giusto? Ok, benissimo. E appunto vi ho mostrato il libro sul paesaggio e qui invece abbiamo l'inizio della storia per noi di Sereni lettore. E dunque dicevo, per noi la storia di Sereni lettore comincia a Torino l'8 agosto del 44, quando grazie ad una operazione sofisticatissima orchestrata dall'amico romanista Edoardo Volterra, che
è qui, figlio appunto del Vito di Vito Volterra, del matematico che tra i pochi si rifiutò di giurare fedeltà al regime fascista, grazie a un'operazione appunto genialmente orchestrata da Edoardo Volterra, Emilio l'8 agosto del 44 evade dalle carceri nuove di Torino, dove era rimasto in condizioni inumane per 7 mesi sotto il controllo dell'SS e per 7 mesi era stato posto nell'elenco dei prigionieri da fucilare. In questo carcere Sereni era finito a settembre del 43. Dopo essere stato arrestato il 17 giugno del 43 in Francia, nella casa nel sud della Francia in cui si nascondeva con la sua famiglia. Sereni si nascondeva perché dall'Italia era fuggito ormai nel 1935. Comunista, antifascista, era, fin da quando aveva poco più di 20 anni, come si diceva, un rivoluzionario di professione. Emilio Sereni era nato a Roma, da una famiglia della più colta borghesia ebraica. Suo padre Samuele era medico della Casa Reale, sua madre Alfonsa apparteneva alla famiglia dei Pontecorvo, era dunque cugina prima, e cugini primi di Emilio erano Bruno, Guido, Gilberto, cioè Gillo appunto, Pontecorvo. I fratelli di Emilio furono Velia, Lea, Enzo ed Enrico, e mi limiterò qui a dire che non posso fermarmi, non è possibile ora qui fermarsi sulle figure straordinarie dei suoi fratelli, figure pur piene di fascino che appunto meriterebbero una riflessione indipendente, però dirò che la memoria di questa famiglia larga, allegra, chiassiosa, piena di bambini, piena di ragazzi, tutti vivaci, tutti sofisticati, fra i cugini appunto Pontecorvo, gli Ascarelli, Eugenio Colorni e amici come Manlio Rossi Doria, molto amati, la memoria dei pomeriggi di letture, di giochi, di studi, di merende, di liti, la memoria di questo palazzo di via Cavour, che fu poi, devo dire, molto simbolicamente demolito per la costruzione di Via dei Fori Imperiali a Roma, ecco, la memoria di questa infanzia fortunata e felice rimase solida sempre per Emilio Sereni fino agli ultimi anni della sua vita. E la sua, come vedremo, era una casa in cui si leggeva moltissimo, in cui tutti leggevano moltissimo. E ripercorro brevemente la biografia di Emilio. La sua scelta comunista matura, prende forma tra il 1926 e il 1927, ed Emilio entra formalmente nel Partito Comunista d'Italia nella prima metà del novembre del 28. Nello stesso torno di tempo sposa Xenia Silberberg, altrimenti nota col suo nome di battaglia Marina, e dunque Marina Sereni, figlia di 2 socialisti rivoluzionari russi. Questo è il legame più importante della vita di Emilio. E con Xenia Emilio va a vivere nel quartino, nell'appartamentino di Portici appunto, dove aveva studiato agraria all'Istituto Superiore, laureandosi con una tesi sulla colonizzazione agraria in Palestina, che riflette una sua originaria e poi presto abbandonata adesione al sionismo, sulla scia e sull'esempio di suo fratello Enzo, che fu invece rigorosamente e conseguentemente sionista fino alla morte. E appunto istituto dove Emilio rimase come borsista anche dopo la laurea. Nel 1930 viene arrestato dall'Ovra, condannato a 15 anni dal Tribunale Speciale, ne sconta 5 grazie all'indulto, e nel 1935, quando esce di prigione, si rifugia, fugge con Xenia e con la sua prima figlia Lea a Parigi. Dopo l'occupazione nazista di Parigi, dove si era dedicato a un'intensa attività rivoluzionaria, dopo l'occupazione nazista di Parigi il 14 giugno del 40, Emilio si rifugia nel sud della Francia, dove i suoi studi di agraria lo salvano, perché Emilio nel sud della Francia, a Cabirolle, mette su con altri compagni una vera e propria attività ortofrutticola, una sorta di piccola azienda agricola che fungeva anche da copertura in una grande casa appunto che per lui rimarrà di campagna, che per lui rimarrà un ricordo sempre dolce, e il che io credo dimostra anche tra l'altro come gli studi sempre trovino il modo in realtà di salvare, perché appunto la piccola azienda agricola che Emilio con i suoi amici mise su nel sud della Francia li salvò contemporaneamente per molto tempo, tanto dalla fame quanto dai controlli della polizia.
E infine, appunto, nel giugno del 43 Emilio viene arrestato, viene portato a Torino e, come vi raccontavo, grazie a Edoardo Volterra viene in modo piuttosto spettacolare liberato. Una volta fuori dal carcere, Emilio si dirige subito a Milano, che era già la capitale della lotta antifascista e della resistenza. Emilio qui, come egli stesso racconta in una sua autobiografia inedita, ancora inedita, del 1946, Emilio racconta di avere visto la morte per 7 mesi, ma di avere subito a Milano, appena giunto a Milano, ripreso il suo posto di battaglia, di essere subito entrato come rappresentante del Partito Comunista nel Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia. E noi dobbiamo a sua moglie Xenia, che qui di cui qui abbiamo una fotografia, Emilio noi dobbiamo a sua moglie Xenia un breve racconto della vita milanese di Emilio nelle settimane che seguirono appunto nel 44 al loro arrivo a Milano. In realtà il racconto di Marina, che si intitola I giorni della nostra vita, costituisce una fonte certamente molto preziosa, ma anche delicatissima per la ricostruzione della vita di Emilio Sereni. Perché? Perché Marina muore precocemente nel 52 e il suo racconto postumo fu pubblicato di fatto per le edizioni di Cultura Sociale del PC per le cure di Emilio. Quindi con i tagli e gli aggiustamenti di Emilio, che di fatto fece di questo racconto il modello esemplare, una sorta di manuale per le giovani coppie comuniste, e dunque è un materiale che va trattato con estrema attenzione. Ma dalle parole di Xenia in questo racconto emergono bene la fatica, l'impegno dei mesi che precedettero il 25 aprile, e vorrei leggere con voi questa pagina perché è questa, io credo, l'immagine di Emilio che dovrà tornarci alla mente quando leggeremo i suoi estratti. Mimmo, che appunto scrive, Emilio o Mimmo come si chiamava, si faceva chiamare in famiglia, Emilio che scrive al tavolino nel gelo di questo piccolo appartamento alla periferia di Milano. Scrive Xenia: siamo venuti qui a Milano, dove poco dopo ci trovarono un appartamentino in periferia e di nuovo tutti insieme ricominciamo a lavorare. L'inverno, riga 4, è stato molto freddo e per Mimmo, che doveva passare ore e ore al tavolino a scrivere, non era troppo piacevole non avere riscaldamento. Il suo lavoro è stato intensissimo per molti mesi, perché ormai l'insurrezione era vicina e bisognava già governare come un vero e proprio governo, ma con tutte le difficoltà del lavoro clandestino. Leggi, decreti, nomine, tutto doveva già essere pronto. Per la resistenza, come tutti sappiamo, per la resistenza milanese l'inverno fra il 44 e il 45 fu durissimo, fu segnato da arresti, omicidi, bombardamenti. Fu l'inverno della fame, del freddo, del terrore nazifascista, come si diceva. E dovette essere durissimo in particolare per Sereni, che pochi mesi più tardi, il 29 settembre del 46, scriveva nel suo diario: non mi piacevano e non mi piacciono i bombardamenti. Non ho nessuna particolare passione per gli uffici illegali. Sono ben contento di averla fatta finita col lavoro direttivo sulla carta, coi doppi fondi e con le misure cospirative. E dunque in questi mesi difficili, cupi, dentro questa attività clandestina vertiginosa, appunto, Emilio non smette mai di studiare. Non solo non smette mai di studiare, non smette mai di procurarsi libri, di leggerli subito, di leggerli avidamente appena se li procura, di procurarsi estratti, excerpta, di registrare le sue impressioni di lettura. Proprio Edoardo Volterra, che vi menzionavo prima, che fu appunto artefice della sua evasione e amico d'infanzia, Edoardo Volterra insiste su questo tratto di Emilio, ricordandolo a un anno dalla morte, quindi nel 1978, Edoardo Volterra ebbe a dire: Mimmo ha sempre studiato tutta la vita in ogni situazione. E così anche Lea, la primogenita di Emilio, ha scritto una volta: e anche nell'azione più dura Emilio sapeva isolarsi, concentrarsi e scrivere. Dunque Emilio studia e legge sempre, fin da bambino. Sua figlia Clara Sereni, nel suo romanzo che si intitola Il gioco dei regni,
che è uno straordinario affresco della famiglia Sereni, in cui Mimmo ha un ruolo certamente preponderante, ma non, non come dire, unico, non del tutto predominante, ecco, un grande affresco familiare. Nel suo romanzo Il gioco dei regni, Clara Sereni ricorda la passione di libri che fu comune a tutti i fratelli Sereni, l'amore dei libri che fu comune ai fratelli Sereni. E Clara scrive: leggere a crepapelle, con un gioco di parole dei suoi, Ermelinda, che è la zia appunto di Emilio, ironizzava, ma sotto sotto compiaciuta, sull'ingordigia di libri che attraversava la casa come un vento. Enzo leggeva Croce e Stendhal, Jaillet, Hegel e Madame Bovary. Mimmo glieli rubava di notte, e sulle letture voraci litigavano, i loro scontri ancora con la virulenza dell'infanzia. E qui vorrei ricordare a margine che una copia del Gioco dei Regni si trova nella biblioteca di Gesualdo Bufalino, con una dedica dell'autrice, con stima, Clara Sereni, qui vi ho riportato la collocazione del volume, che posso mostrarvi grazie alla cortesia del professor Nunzio Zago e del dottor Giovanni Iemmolo, che appunto ha avuto la cortesia di inviarmi questa riproduzione. Nel racconto di Clara, vedete qui la diapositiva con le citazioni, giusto? Perfetto. Nel racconto di Clara, io devo leggere, è la risposta di Emilio bambino quando litiga con i suoi fratelli, quando fratelli e cugini vogliono costringerlo a giocare con loro, quando cercano di brandirlo perché appunto Emilio giochi con loro e, come vedete all'ultima linea, qualunque fosse l'offerta, la risposta non mutava: io devo leggere. Ma anche Manlio Rossidoria, amico d'infanzia, amatissimo di Emilio, col quale poi si produce una frattura che dovette restare sempre assai dolorosa per Emilio e che tuttavia Emilio non fece nulla per sanare, per ridurre, Manlio Rossidoria ricorda le gite che da ragazzi i due facevano, lui e appunto Emilio, al lago di Albano. Col sacco pieno, scrive Manlio Rossidoria, più che di provviste, di libri. Queste gite silenziose, in cui i due percorrevano una ventina di chilometri, si fermavano e leggevano per ore prima di rientrare. E ancora, l'immagine di Emilio, che si trascina dietro un sacco di libri, torna in modo assai diverso nel romanzo di Marina, appunto nel racconto di Marina, I giorni della nostra vita. Quando Marina racconta dell'alba, della mattina in cui i detenuti politici nel 1931 partono dalla stazione di Trastevere per essere tradotti al carcere di Lucca, e alla stazione di Trastevere Marina aspetta Emilio per vederlo, per salutarlo da lontano, e descrive così: all'improvviso il carrozzone sbuca dalla penombra e i detenuti cominciano a scendere. Sono incatenati l'uno all'altro, i polsi serrati insieme nelle manette, e con le mani così impedite debbono trascinarsi dietro il sacco della roba. Mimmo in mezzo fa molta fatica a portare il suo sacco, che è pieno di libri. E verso la fine, che pena, Mimmo ha le manette che gli tagliano, gli segano i polsi, che pena vedergli alzare quel sacco. Ogni movimento deve farlo spasimare, non riesce proprio a caricare quel peso sul vagone. Anche i carabinieri fa pena e lo aiutano. E poco più avanti, quando Marina, o meglio Mimmo, che cura poi dopo la morte di lei il racconto, descrive il viaggio di Emilio alla volta di Lucca, scrive: Mimmo aveva tirato fuori un libro, si era aggiustato alla meglio in un angolo, lui è nel treno con gli altri detenuti, e profittando della luce malcerta era riuscito a leggere per molte ore, fino a che proprio non era possibile vederci più. Allora di nuovo avevano cantato. Da qualcuno che era più vecchio avevano imparato canti che non conoscevano, canti di lavoratori emiliani coscienti da decenni della propria lotta. Del resto lo stesso Emilio in una lettera alla sorella Lea di molti anni più tardi, di vari anni più tardi, dell'aprile del 53, descrive, e questa credo che sia una lettera molto importante per capire il modo di leggere di Emilio Sereni, ecco, Emilio alla sorella Lea descrive la sua abitudine fin da bambino di nascondersi ogni tanto per studiare qualcosa che agli altri sembra strano e inutile. E scrive: e poi ti dirò ancora un segreto.
come quando eravamo piccoli. Ho sempre conservato dalla nostra vecchia casa l'abitudine di nascondermi ogni tanto per studiare qualcosa che agli altri sembra strano ed inutile. Allora mi chiudevo al gabinetto per studiare i libri di chimica di Enrico o i libri di matematica superiore che non c'entravano con la mia scuola e che erano prematuri per la mia età. Ma anche adesso non riesco a guarirmi da questa passione o da questa frenesia che i miei amici e i miei medici non riescono a comprendere e condannano. Dunque, la lettura, lo studio, l'esercizio, qui rubo il titolo di un libro bellissimo di Lina Bolzoni, un titolo che in realtà ha ricavato da Proust, l'esercizio di questa meravigliosa solitudine, non vengono mai meno nella vita di Emilio, neppure nei mesi più duri della fame, del freddo, del terrore nazifascista. I mesi in cui Emilio è appunto rappresentante del PC all'interno del Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia, i mesi in cui, come dimostrano le sue carte politiche conservate alla Fondazione Gramsci a Roma, Emilio quotidianamente partecipa a riunioni, controlla e coordina l'azione dei comitati di liberazione regionali, scrive, corregge, annota verbali, decreti, comunicati, vive in una tensione perenne, così lo descrivono gli amici, così lo descrive per esempio Leo Valiani. Emilio si comporta sempre come un clandestino braccato, perché è stato per un decennio un clandestino braccato e di fatto lo è ancora. Ed è possibile raffigurarsi l'aspetto di Emilio in questi mesi, e lo faccio perché voglio raffigurarmi appunto Emilio lettore in tutta la sua concretezza. È possibile raffigurarsi il suo aspetto in quei mesi, in quelle settimane, attraverso le fotografie e attraverso le parole di sua figlia Clara, che nel 1945 non era nata, perché Clara era nata nel 1946, ma ricostruisce in modo commovente l'immagine del padre come doveva essere qualche mese dopo quell'inverno. Questa è una foto del settembre 1945 e Clara scrive: «Con i denti tutti rotti, il viso scavato, l'andatura incerta, come altri, Mimmo porta vistosi i segni delle difficoltà patite. La sciarpetta spelata che si stringe al collo nei primi comizi che fa nelle fabbriche lo assomiglia senza retorica alle facce aspre degli operai, alle loro braccia conserte che hanno salvato all'Italia le industrie». E dunque, con i denti tutti rotti, col viso scavato, con l'andatura incerta, appunto, nel freddo, nel gelo di un appartamento milanese, uno degli appartamenti milanesi, perché poi li cambiano ogni volta che pensano che l'indirizzo sia stato bruciato, nonostante le riunioni che si succedono, le scelte che urgono, il crescere delle responsabilità, Emilio coltiva la sua meravigliosa solitudine di lettore. E dunque, anche in quei mesi, evidentemente, continua a nascondersi la sera per studiare qualcosa che agli altri sembra strano e inutile. Ora, io posso chiedervi forse la cortesia di chiudere l'audio, perché io sento un gran rumore di fondo. Rita, non voglio disturbare, ma non so se sia possibile per voi chiudere il vostro audio. Facciamo subito, chiamiamo però il tecnico, perché mi scuso, ma sento segnalarlo, certo. Un rumore di fondo che... Scusatemi se mi permetto. Sì, anche quello dell'esterno che mi scusa. Hai ragione, Margherita, sì, ci dispiace. No, sono io che mi scuso, sono appunto i problemi della... La nostra, diciamo, organizzazione anche qui è un po'... No, ma è un'organizzazione impeccabile, ma sono appunto i problemi con cui tutti siamo diventati familiari delle stanze virtuali, e che mi rendo conto che io appunto temo anche che si senta. No, credo che sia touch, non lo so. Io comunque non ho problemi a continuare a parlare, se si può fare benissimo, ma non è una cosa che mi, diciamo, mi disturba in modo insuperabile, assolutamente. Vediamo qualche secondo, perché se arriva subito il tecnico risolviamo la questione e procediamo più agevolmente, non ti preoccupare. No, ma l'importante è che voi mi sentiate bene comunque, cioè se voi... Noi sì, però sicuramente ti arrivano i nostri rumori, perché noi siamo audio aperto. È quello. Io non vorrei fare danni, perché credo che sia... Ecco, forse ci sono riusciti.
Perfetto. Se voi mi sentite, se non mi interrompete, io proseguo perché ora va benissimo. Grazie mille. E qui inizia quindi benissimo questa pausa, perché qui inizia appunto la parte del mio intervento che ha a che fare con le sue carte di lettura. Nel 1966 Sereni dispone di lasciare la sua biblioteca all'allora Istituto Gramsci e scrive appunto alla direzione del PC nel 1966: non credo di esagerare se vi ricordo che nelle centinaia di migliaia di schede di excerpta che trasmetto all'istituto è raccolto il meglio e il più della mia attività scientifica. In questa lettera al PC, la lettera con cui egli lega appunto tutti i suoi libri e tutte le sue carte, Sereni argomenta la necessità di mantenere uniti la sua biblioteca, l'archivio bibliografico e lo schedario bibliografico, e descrive schede, appunti ed excerta di lettura come la fucina del suo lavoro. E in una pagina di diario del 48, importante perché permette di capire come Sereni leggeva, che cosa fosse per lui la lettura, e gli scrive: se poi mi domando perché scrivo queste note, cioè il diario, una volta tanto non lo saprei dire, non per dire o affermare una verità che non c'è in queste pagine né su me né su altri. Quella che credo sia la verità su me o sugli altri la scrivo altrove, la dico altrove nei miei articoli, nei miei discorsi, nei miei libri, soprattutto forse nelle mie note per città e campagne o in quelle fuggevoli che annoto sugli escerpta dalle mie letture. Qualche volta le cose più vere per me le annoto sotto forma proprio di excerpta. Dunque agli excerpta, agli estratti, a questa forma superiore di lettura e di appropriazione dei testi che sono gli estratti, Emilio affida una verità intima e radicale su se stesso e sugli altri, le cose più vere per me. Oggi la corrispondenza familiare e di lavoro e le carte relative all'attività politica sono conservate alla Fondazione Gramsci. E invece, come vi dicevo, libri, archivio, schedario, carte di studio sono tutte nella biblioteca di Gattatico. E in questa biblioteca è appunto conservato un fascicolo, un faldone di note e appunti, all'interno del quale è conservato un fascicolo di 59 fogli per un totale di 40 pezzi. Un manipolo di fogli in gran parte manoscritti e pertanto non destinati ad alcuna forma di circolazione, perché Sereni usava dattilo scrivere, ciò che destinava appunto ad una circolazione più larga. Questo manipolo di fogli contiene appunti, note di lettura, citazioni da autori antichi e moderni, riferimenti bibliografici, note di lettura, trascrizioni che vanno, si datano dal novembre del 44 al gennaio del 49. È un vero e proprio zibaldone, privo di un'organizzazione tematica o cronologica rigida, privo anche di materiali anteriori al 44, i materiali che cioè subirono nel modo più drammatico gli effetti della clandestinità e delle successive detenzioni di Emilio. E questo fascicolo getta luce a tratti sulle letture, sulle riflessioni, sulle suggestioni che desultoriamente dovettero colpire Sereni fra il 44 e il 49, anni che furono di resistenza, di lotta, e poi di ricostruzione, di impegno quotidiano, gravoso, istituzionale. Ma anche in questi mesi, anche in questi anni, Sereni non smise mai appunto di leggere con avidità, con inesausta, direi, passione critica. Il fascicolo reca un titolo unitario, Estetica, ma in realtà, ripeto, in esso non si individua una unità tematica rigida. Nell'ambito di questo fascicolo è conservato, qui vi riproduco una pagina che spero vediate in maniera abbastanza accettabile, Arte reazionaria, sono appunti di una conversazione tenuta con Palmiro Togliatti, appunto sulla arte razionale del maggio del 47, per mostrarvi quanto sia eterogenea la tipologia dei materiali che in questo fascicolo sono conservati. E in questo fascicolo, in modo disordinato, non continuo, è conservato appunto un gruppo di una ventina di excerpta relativi alla letteratura greca e latina. Come vi dicevo, e come vedete nella diapositiva, essi si datano tutti fra il 10 novembre del 44 e il 6 aprile del 45. Prima Sereni legge i latini, Lucrezio, Virgilio Bucoliche, Orazio Satire d'Epistole, Tibullo. Nel 45 legge e ricava estratti dal Socrate di Antonio Banfi, su Socrate e su Ulisse, torna poi a Orazio Odi e passa ai greci.
Eschilo Persiani, Platone, Sofocle, Euripide. Di nuovo Eschilo e anche un Catullo il 22 marzo. Eschilo attraverso il saggio su Pericle di De Sanctis. Nella biblioteca di Sereni a Gattatico è conservata anche l'immensa collezione libraria di questa figura straordinaria. Per la maggior parte è stata inventariata e catalogata e tuttavia i libri che erano rimasti presso la famiglia, che sono giunti alla biblioteca nel 2013 in seguito alla morte della seconda moglie, sono ancora privi di catalogazione. Ma una prima esplorazione permette di osservare un dato che a mio modo di vedere è molto significativo. Qui avete il frontespizio del Socrate, da cui appunto Sereni ricava i suoi estratti e, come potete vedere, esso reca la sua nota di possesso, Emilio Sereni, Milano, marzo 1945, e non il Socrate, molti altri suoi libri recano anche lo splendido ex libris con il gallo che canta rivolto verso il sol dell'avvenire, disegnato da Renato Guttuso sulla base, come mi ha raccontato Anna, la figlia di Emilio, ex libris disegnato da Guttuso sulla base di una vetrata che si trovava appunto in casa Sereni. Che cosa significa questo? Significa che Sereni non smette di procurarsi acquistare libri anche nei mesi più duri della Resistenza e, per esempio, nel dicembre del 44 egli acquista diversi volumi della collezione dei poeti di Roma, Orazio, Virgilio, Tibullo e poi anche Ovidio e Marziali, gli stessi libri dai quali ricava estratti, come dimostra per esempio il fatto che in coincidenza dei passi da cui egli ricava estratti i suoi libri recano non solo segni di attenzione, sottolineature in margine per esempio, ma anche, molto spesso, come tutti facciamo, l'angolo superiore esterno del foglio ripiegato verso l'interno, appunto a indicare la traccia di un'attenzione che il lettore vuole che resti, come dire, durevole. E in questo lotto di libri si trovano anche libri, questo è l'Orazio di satire ed epistole, anch'esso vedete dicembre del 44, ma in questo lotto di libri ci sono, come vedete, sono sopravvissuti anche libri che Emilio si era procurato prima che iniziassero le detenzioni e poi la clandestinità. Questo è il Sofocle della collezione Bute che Emilio si procura a Roma nel 1929 e da cui però ricava estratti nei primi mesi del 45, a significare che evidentemente alcuni libri erano comunque rimasti con lui. Sereni, come abbiamo visto dall'elenco, legge, anzi rilegge in realtà, gli autori del curriculum scolastico e del resto era stato uno studente brillantissimo, eccezionalmente dotato, come mostra il suo cursus studiorum eccezionalmente rapido. Nel suo fascicolo personale, nell'archivio centrale dello Stato, nel fascicolo del Tribunale Speciale Fascista conservato in archivio centrale a Roma, ho ritrovato fra le molte carte che gli vennero sequestrate al momento dell'arresto nel 1930 anche le lettere che, quando aveva 13 anni, cioè nel 1920, un suo compagno di classe, Mario Gorini, gli aveva inviato in latino durante le vacanze e che evidentemente gli furono sequestrate al momento dell'arresto semplicemente perché non vennero intese per quello che erano, cioè scherzose lettere in latino a tratti maccheroni comandate da un tredicenne a un altro tredicenne che però era bravissimo come Emilio era. Tant'è vero che alla fine della lettera, come vedete, il compagno gli scrive litteras emendatas redde, rimandami le lettere corrette. E del resto Emilio si era formato, tutto il cursus scolastico, il curriculum scolastico liceale di Emilio, si era svolto entro la scuola postunitaria disegnata dalla legge Casati, in cui le discipline classiche, e in particolare il latino, giganteggiavano con un rigido tirocinio grammaticale e appunto un programma molto fitto di letture d'autore, ma è evidente che per Emilio i classici non pertengono solo ad una istituzio della quale comunque a distanza di un secolo noi abbiamo anche perso la memoria. Perché nelle sue riletture dai classici non c'è solo la dimestichezza, la consuetudine scolastica di uno studente che fu brillantissimo, c'è molto altro. C'è una dimestichezza antica, una consonanza, una profonda verità. Ecco, una difficoltà connaturata allo studio degli estratti, di cui io mi sono a lungo occupata per altre epoche e per altri autori, dal IX al XIV secolo, consiste nell'individuazione, nella ricostruzione della ratio, nell'intelligenza delle ragioni della scelta, dei motivi per cui un lettore seleziona un passo invece che un altro.
E per gli autori antichi e medievali ricostruire, colmare questo iato, questa frattura della nostra comprensione può essere arduo e molto spesso impossibile. E invece, nel caso di Emilio Sereni, noi possiamo disporre settimana per settimana di una abbondantissima messe di testimonianze che ci permettono di illuminare le ragioni e la logica delle sue letture. Faccio qualche esempio. Il 21 novembre, quando convulsamente il Comitato di Liberazione Nazionale lavora per riaffermare l'esclusione di ogni compromesso col nemico, il 21 novembre del 1944, Sereni legge le bucoliche di Virgilio e, come scrive, come vedremo nei suoi appunti, la scelta delle bucoliche è veramente per Sereni antifrastica, come lo era stato per Virgilio rispetto alla durezza della congiuntura storica. O ancora nei giorni in cui arriva come una doccia gelida, come si disse, sui partigiani italiani, il proclama Alexander, a seguito del quale i partigiani capiscono a novembre che non solo la liberazione non è imminente, ma che l'inverno sarà durissimo perché sarà difficile ricevere rifornimenti, sarà difficile ricevere armi dagli alleati, Emilio legge Lucrezio e si affida a una lettura e a un commento di Lucrezio. Quando invece la liberazione si avvicina ad aprile, quando la vittoria è vicina, Emilio riprende i Persiani di Eschilo e riflette sulla vittoria, o meglio, sulla vittoria e sulla forza della democrazia e sugli effetti della hubris, e, insisto, sulla vittoria vista attraverso lo sguardo degli sconfitti. Quali sono dunque i motivi che ritornano nelle sue letture? Anzitutto l'amore. Catullo e non casualmente la sofferenza della lontananza, dell'assenza che Sereni aveva ben conosciuto quando era lontano da questa moglie che amava moltissimo nei lunghi anni delle sue carcerazioni. E anche Tibullo, che Sereni in realtà non ama particolarmente, ma nel quale ritrova la descrizione della felicità del ritorno, ritorno improvviso a Delia, come vedete appunto in questi piccoli foglietti a quadretti che Sereni utilizza minutamente, che riempie dei suoi appunti. È un motivo che ritorna con estrema insistenza nella sua raccolta di estratti è la guerra. La guerra, la sconfitta, la grandezza di Roma antica, come nel lamento di Annibale su Roma invincibile, appunto Orazio Carmina, quarta oda del quarto libro. Roma immensa che le stragi rafforzano e rinvigoriscono, Roma che se cerchi di affondarla, merses, riemerge pulcrior, più forte di prima. O ancora la guerra civile, che Sereni descrive e racconta attraverso le parole degli antichi perché è così che la legge negli anni della, nei mesi della resistenza, prima che appunto la linea di Togliatti, fautore del Partito Nazionale, imponga di non parlare di guerra civile nella descrizione della resistenza stessa. Un motivo che ritorna con frequenza nei suoi estratti, oltre alle guerre civili, oltre alla bellezza del morire per la patria, sono le tregue. E non è un caso che Emilio ricavi un lungo estratto da Orazio relativamente alla vicenda di Attilio Regolo, che estratto che Emilio intitola appunto Contro le tregue Regolo, e non è un caso perché Sereni, che poi con Sandro Pertini e Leo Valiani forma il comitato insurrezionale, fino al pomeriggio del 25 aprile fu uno dei difensori più severi e più irriducibili di una linea durissima nei confronti dei nazifascisti, e lo descrive bene proprio Leo Valiani quando racconta come il pomeriggio del 25 aprile Emilio a Milano in arcivescovato si metta a gridare, scrive Leo Valiani, pretende che il console tedesco e l'ufficiale tedesco che sono presenti in arcivescovado, dopo che Mussolini è già andato via, escano dalla sala, e dice: Sereni è arrabbiato per il fatto di essersi dovuto trovare alla presenza di un tedesco ancora in guerra. Ma negli estratti, se ho ancora qualche minuto, torna con insistenza il motivo della campagna, e non solo perché Sereni è dentro in realtà uno storico del paesaggio, perché in Emilio vi è sempre lo sguardo dello storico del paesaggio, rientra la campagna, in particolare la campagna delle bucoliche di Virgilio, come forma di ripiegamento intimo e sentimentale, ed è lo stesso Sereni che lo scrive nel suo commento a Virgilio. Mai sentito grande Virgilio, scrive Emilio il 21 novembre del 1944, come in questa rilettura, forse proprio per il momento in cui l'ho letto, per quel desiderio di idillio che rinasce in tempi come questi.
Avrete notato peraltro che Sereni legge autori e luoghi che erano incrostati del riuso fascista, che erano incrostati ancora dell'eco dei festeggiamenti appunto per i bimillenari, dei tre bimillenari che caddero in pochi anni nel giro di un ventennio. Emilio legge e commenta gli stessi luoghi che la propaganda fascista e la fascistizzazione della cultura e dell'antichistica avevano adoperato per sostenere i miti del ruralismo, della teologia imperialistica, della vittoria dell'Oriente sull'Occidente. Emilio legge gli stessi passi, ma con sguardo e con segno del tutto opposto, e davvero le sue pagine rappresentano in questo una forma di resistenza silenziosa e solitaria anche all'occupazione fascista della cultura e della letteratura. E vorrei chiudere raccontandovi, qui vi è il particolare appunto del suo commento a Virgilio, e vorrei chiudere raccontandovi infine della sua lettura, molto brevemente, della sua lettura dei Persiani. Siamo a marzo del 45, Emilio ha cambiato casa, si sente braccato, sa che il suo indirizzo è stato bruciato, amici e compagni cadono, e lui che fa? Si nasconde per fare qualcosa di strano e inutile, legge i Persiani, ricava estratti e traduce solo alcuni versi, quelli che gli appaiono più significativi, dei Persiani di Eschilo. E quali versi traduce dei Persiani? Traduce per esempio il verso 242, laddove Eschilo dice che gli ateniesi, fa dire al Corifeo che gli ateniesi non sono schiavi né sudditi di nessuno, quando il Corifeo risponde alla domanda di Atossa che chiede chi sia il capo degli ateniesi. Essi non sono schiavi né sudditi di nessuno. Fa tradurre il verso 349 dei Persiani, Emilio traduce il verso 349 dei Persiani, che suona: dove sono uomini, quivi è un baluardo sicuro, che sembra, come dire, una descrizione immensamente poetica di quello che fu la resistenza italiana. O ancora traduce i versi 818-820, che sono qui, laddove Dario, scrive Sereni, profetizza Platea, e la traduzione di Eschilo, che fa Sereni, è: mucchi di cadaveri ricorderanno senza parole agli occhi dei mortali fino alla terza generazione che non è lecito a chi è mortale insuperbire all'eccesso. Questi sono i giorni in cui si intravede l'insurrezione, in cui si intravede la fine della guerra, la costruzione di un futuro migliore. La guerra si va definendo negli esiti, e Sereni sceglie di leggere e di trascrivere frammenti della storia vittoriosa, ma vista e raccontata dalla parte degli sconfitti, di uomini che non furono schiavi né sudditi di nessuno, che hanno costruito un baluardo sicuro contro la iubris di Serse. E sulla iubris Sereni insiste moltissimo. Qualche settimana dopo, il 6 aprile, egli riprende il Pericle di De Sanctis e trascrive una pagina, a mio modo di vedere, assai significativa, in cui De Sanctis riflette sulla necessità, sulla opportunità del rispetto della legge da parte dei vincitori e sulla necessità per gli ateniesi, una volta liberatisi dalla tirannide, di non lasciarsi trasportare dagli insensati capricci delle folle, che era la più viva delle preoccupazioni degli uomini che formarono appunto il comitato insurrezionale, degli uomini che erano stati a capo della resistenza. E fu la linea che Sereni seguì e praticò anche nelle settimane immediatamente successive alla liberazione. E dunque, in queste pagine di Eschilo, nell'Eschilo letto attraverso De Sanctis, Sereni può leggere anche l'indicazione di una strada, di un viatico per i giorni che sarebbero arrivati, in cui il suo ruolo sarebbe stato determinante. E dunque i Persiani e la figura di Pericle attraverso De Sanctis si fanno in questi appunti letture che travalicano il tempo degli antichi e parlano a Sereni del presente. E le letture classiche di Sereni finiscono per il fascicolo appunto che io ho ritrovato e che si è conservato il 6 aprile del 45. Il 25 aprile del 45, come scrive Leo Valiani, per Istrada tutto parla di primavera e di libertà. Le carte di Sereni in queste settimane permettono di seguire il farsi delle sue letture, il metodo delle sue trascrizioni, la sua progressione ordinata, sistematica, dentro un autore e dentro un testo, e svelano una riflessione partecipe e dolente, completamente estranea a ogni forma di analogia ruvida, primitiva, fra il presente e l'antico. Una lettura però sottilmente, finemente ispirata dalla congiuntura storica.
Ecco, le letture di Emilio Sereni sono una conversazione familiare inesausta con gli antichi, nei classici e nei suoi estratti. Se Emilio cerca, come gli dice, le cose più vere, per lui più vere e più urgenti, l'amore, la morte, il dolore per la parità dei compagni, il morire per la patria, la pace della campagna, la guerra civile, la guerra. Ai classici Sereni affida e nei classici cerca una forma di umanità più vera, una sorta di verità ultima e radicale, e la lettura dei classici in particolare, diviene per Sereni, essa stessa infine, io credo, una forma, un modo di opposizione, di resistenza al presente e anche di costruzione del futuro. Io qui mi scuso se vi ho rubato troppo tempo e vi ringrazio moltissimo. Adesso dovreste sentirci, grazie a Martina Spacco per la sua ricchissima relazione. Avete capito il senso della presenza di Margherita Lusacco questa mattina? Questa mattina noi vogliamo un po' anche apprendere buone pratiche di ricerca, confrontarci in buone pratiche di ricerca. Quello che si comincerà a fare a partire da questa giornata è non solo operare questa restituzione simbolica dei documenti memoriali della storia del nostro Ateneo, ma avviare di ricerca, orizzonti di studio. Quello che Margherita Lusacco ha fatto a partire dalla ricostruzione delle letture di Emilio Sereni aiuta a vedere davvero come caso di studio alcuni dei temi che il primo intervento, quello di Mario Barbaro, ci hanno in qualche modo posto sotto gli occhi. L'esistenza di un canone di studio, quanto questo canone di studio legato alla memoria dell'antico intercettasse i profili intellettuali di questa generazione di personaggi che terminavano i loro studi, nel caso di Sereni in realtà li aveva già terminati, ma terminavano in qualche modo, entravano concretamente nel mondo nell'immediato dopoguerra. Quindi il contributo di Margherita Lusacco in qualche modo ci ha davvero fatto esperire le buone pratiche e ci ha restituito anche quello che si fa all'Università di Padova, che si sta facendo proprio in questa particolare stagione, recuperando e restituendo materiale documentario che proviene dall'archivio storico di un'università come quella appunto di Padova. Grazie ancora, non mi soffermo ulteriormente, approfitteremo un'altra volta di Margherita Lusacco per parlare di altri temi, non ultimo l'uso del classico come costruzione di una coscienza democratica, oggi in cui invece si parla a livello mondiale dell'uso del classico per creare diseguaglianza, per promuovere idee suprematiste. Quindi sicuramente anche questi sono sviluppi ulteriori che sarà bello ricostruire con lei. Torniamo adesso, abbiamo lasciato il microcosmo, ci siamo lanciati nel confronto con altre buone pratiche e adesso rientriamo nella storia dell'archeologia all'Università di Palermo. E lo facciamo, quale voce migliore, attraverso la professoressa Antonella Manduzzato, che qui nel nostro Ateneo insegna archeologia classica e archeologia e storia dell'arte greco-romana. Vi dico subito, per le persone della mia generazione, la professoressa Manduzzato è un modello umano-scientifico, quindi io sono particolarmente lieta di introdurla e di ascoltarla, soprattutto in questa particolare situazione. Da studiosa i suoi interessi spaziano dalla edilizia privata alla pittura parietale, alla cultura materiale di contesti romani in Sicilia, in Libia, alla storia del sapere archeologico, che è un aspetto su cui lei lavora moltissimo anche con i nostri studenti, perché siamo di fronte a una persona di grande spessore scientifico. È appassionatissima nel trasmettere alle persone più giovani questa istituzione. Il suo intervento di oggi è proprio legato alla ricostruzione di quello che era l'Università di Palermo negli anni della guerra. In particolare ci porta a indagare Silvio Ferri, archeologo e filologo di straordinario fine,
e spirito indipendente. A te la parola, professoressa Mandela. Grazie Rita, io innanzitutto desidero ringraziare, e senza alcuna retorica, ma veramente con sentimento, gli organizzatori di questa giornata e tutti coloro che lavorano all'archivio storico del nostro Ateneo, perché io ho trovato grandissima collaborazione e grandissima partecipazione quando ho avuto occasione di prendere per la prima volta nelle mani la tesi di Gesualdo Bufalino. Ma non voglio tediarvi e entro subito in medias res. Quando Silvio Ferri arriva a Palermo nel dicembre del 1940 per ricoprire l'insegnamento di archeologia e storia dell'arte greca e romana, ha alle spalle una lunga attività fatta di molteplici esperienze maturate nelle soprintendenze e con l'insegnamento a scuola. Laureatosi a Pisa nel 1913 e completata la sua formazione presso il corso di perfezionamento in filosofia e filologia dell'Istituto di Studi Superiori di Firenze, dopo un lungo intervallo dovuto al richiamo alle armi durante la Prima Guerra Mondiale, Ferri inizia la sua carriera nel 1919 come ispettore della soprintendenza alle antichità della Cirenaica. E questo è un periodo fondamentale per lo studioso, che amplia gli iniziali interessi per la filologia e le religioni antiche, senza mai abbandonarli, rivolgendo la propria attenzione alle testimonianze archeologiche di Cirene e del suo territorio. Dagli studi cirenaici scaturiscono intuizioni e filoni di ricerca che accompagneranno costantemente la sua attività negli anni successivi, quando, dopo il trasferimento da Cirene e un periodo trascorso a Bengasi, nel 1924 rientra definitivamente in Italia. Data dalla seconda metà degli anni venti la sua presenza in Calabria come ispettore della Regia Soprintendenza alle Antichità e all'Arte del Bruzio e della Lucania, guidata da Edoardo Galli. Durante gli anni trascorsi in Magna Grecia continua a interessarsi alle tematiche avviate durante l'esperienza cirenaica, sviluppando la passione per l'arte coloniale e periferica, per le declinazioni locali dell'arte classica greca e romana, per usare le parole di Anna Santoni, che individua con felice sintesi una delle costanti più significative nella ricerca di Ferri. Agli anni di archeologia sul campo segue un decennio che lo vede docente di letteratura latina e greca nei licei. Se l'esperienza nelle scuole si compie con la pubblicazione dei lineamenti di storia dell'arte antica ad uso del corso superiore delle scuole medie, prima edizione 1940, seconda 1942 per i tipi di Lemonnier, negli anni dell'insegnamento continua assiduamente nelle sue ricerche e si avvicina all'arte provinciale romana, non a caso anch'essa arte periferica. Tali studi gli offrono l'occasione di indagare le manifestazioni particolari delle multiformi realtà provinciali senza separarle dall'ambiente che le produce e al contempo evitando di rapportarle forzatamente a modelli classici. Come sottolinea Marcello Barbanera, egli tentò di studiare l'arte provinciale al di fuori dei vincoli di riferimento e a un'arte alta, emanazione di un centro, e indagò il rapporto tra produzione artistica e ceto sociopolitico. Sul concetto di classico e di anticlassico, o per meglio dire di aclassico, si articola lo svolgimento del pensiero del Ferri, sempre attraverso esempi concreti, tratti dalle sue esperienze sul territorio. Giunge a Palermo come professore straordinario di archeologia, lo abbiamo detto, nel dicembre del 40. Dall'annuario dell'anno accademico 1940-41 apprendiamo che ricoprì come incaricato anche l'insegnamento di epigrafia greca.
che ricevette sotto la sua guida un notevole impulso in linea con uno tra gli interessi da lui maggiormente coltivati. Mi riferisco in particolare alla pubblicazione di testi epigrafici fondamentali per la storia di Cirene da lui curata nel corso degli anni venti, dalla Lex Catartica alla iscrizione dei fondatori e alla stele della Costituzione. Assume la direzione del neonato Istituto di Archeologia, assistenti Gaetanina Danneo e Gaetana D'Amico, e in linea con le sue precedenti ricerche a Cirene e in Calabria, volge la sua attenzione al territorio, ancora poco indagato, della Sicilia occidentale, pubblicando uno studio sul problema archeologico di Solunto del 1942. Sempre del 42 è una noterella sull'Equistion dell'Olimpieion agrigentino, uno scritto breve ma puntuale su un monumento d'architettura siceliota tra i più controversi. Nel 41 aveva dato alle stampe un suo scritto sulla pittura centurichina, tema anche questo assai rilevante e tuttora oggetto dell'interesse degli archeologi. Pitture di centuripe, ricerche sulla tecnica del disegno degli antichi. E riferimenti a tematiche di archeologia ed epigrafia siciliane si trovano anche in opere successive al periodo palermitano. Cito 47 per la sistemazione dei telamoni agrigentini, 63 l'iscrizione ragusana di Zoe, ancora nel 63 la Euche Dodecateos di Montecavalli Palermo ed altre ancora. Il suo arrivo nell'isola segue di pochi mesi l'entrata in guerra dell'Italia ed è segnato anche da problemi locali determinati dal terremoto che all'inizio di quello stesso anno aveva colpito il Golfo di Palermo, provocando gravi danni soprattutto nei quartieri più fatiscenti del centro storico. Una traccia di tale evento troviamo nella lettera in cui Paolino Mingazzini, predecessore di Ferri nell'insegnamento di archeologia nell'Ateneo palermitano, elenca i guasti riportati dalla collezione universitaria di gessi artistici tanto fortemente voluta e curata da Antonino Salinas, lettera integrata dal nostro che vi aggiunge a penna numeri di inventario e alcune notazioni. Ancora, la copia di una comunicazione al rettore datata 24 marzo 1943 e siglata dallo studioso lucchese dà conto dei danni provocati dall'incursione aerea che aveva colpito Palermo appena due giorni prima. Già attraverso questi documenti recentemente pubblicati dal collega Simone Rambaldi si delinea la difficile situazione anche logistica in cui il neodirettore si muove negli anni della guerra. Egli insegna continuativamente a Palermo per tre anni e nelle vetrine dei librai si esponeva agli studenti un suo piccolo libro di storia dell'arte antica, premessa incondizionata di tutti i programmi svolti. Scrive in un commosso ricordo del nostro Giacomo Caputo, altro indimenticato archeologo e profondo conoscitore della Libia antica. È possibile che il testo in questione sia quel corso di archeologia dalle lezioni del professor Silvio Ferri, pubblicato per i tipi di Palumbo, su cui frontespizio è indicato l'anno accademico 1942-43, di cui si conserva una copia nella sezione archeologica della Biblioteca Interdipartimentale di Discipline Umanistiche. Nel periodo del suo magistero palermitano, lo studioso si dimostra sensibile alla proliferazione della conoscenza archeologica del territorio anche nell'assegnazione delle tesi di laurea, nelle quali particolare attenzione viene data alla topografia, come non mancherà di rilevare la commissione per la conferma ordinario nella sua relazione.
Nei due anni successivi, dal 43 al 45, l'insegnamento di archeologia viene tenuto da Iole Bovio Marconi, anche lei, come Ferri, allieva di Lucio Mariani. Lui l'ha avuto a Pisa ed è rimasto il suo maestro, il suo punto di riferimento anche nel periodo libico per comprensibili motivi. Lei l'ha avuto a Roma. Quindi Bovio Marconi, già all'epoca, da alcuni anni direttore del Museo Archeologico Nazionale di Palermo e soprintendente alle antichità di Palermo e Trapani. Già dal 39 la Bovio Marconi aveva ricevuto queste cariche. Più spesso ricordata come docente di paleontologia nella nostra università, la quale svolse con correttezza di metodo e con impegno didattico esemplare i quattro corsi di archeologia a lei affidati, come segnala Nicola Bonacasa nel suo ricordo della studiosa. Ho accennato prima al bombardamento del 22 marzo 1943. Come è noto, altri ve ne furono, che già dal 1940 colpivano la città, mettendo a rischio anche il suo patrimonio artistico. A questo proposito, parlando di Iole Bovio Marconi, non posso non rammentare come, tra non poche difficoltà, fece ricoverare la maggior parte dei materiali del Museo Archeologico Nazionale nell'Abbazia di San Martino, ultime per problemi tecnici e finanziari le opere di maggiori dimensioni, tra cui le metope seminuntine. Metope seminuntine che erano giunte al Museo Archeologico, come ricordava prima il professore Barbaro, dal Museo della Reale Università di Palermo, dove erano esposte in una piccola stanza proprio alla fine del cortile che prima il professore Barbaro ci ha mostrato in una delle sue diapositive. E furono viste da studiosi anche stranieri, tant'è vero che vengono ricordate in due guide in lingua inglese pubblicate diciamo durante ancora il periodo in cui le metope si trovavano al Real Museo, e poi con non poche difficoltà transitarono all'Olivella, nel convento dei padri, ex convento dei padri dell'Olivella, dove nel frattempo era stata posta la sede del novello Museo Nazionale, oggi Museo Regionale Archeologico di Palermo. Bene, la sera del 5 aprile 1943 la chiesa di Sant'Ignazio all'Olivella, per l'appunto, fu colpita e il contiguo cortile maggiore, parte del museo, situato nell'antico convento, andò quasi totalmente distrutto. Anche l'ultimo piano del museo fu pesantemente danneggiato. Con grande energia, al termine del conflitto, Iole Bovio Marconi si dedicò alla ricostruzione dell'edificio e al riallestimento degli spazi espositivi, senza interrompere l'insegnamento della paleontologia avviato nel 1944, che avrebbe tenuto fino al pensionamento. Quando nel 1945 il Ferri riprende per un anno l'insegnamento di archeologia a Palermo, sostiene con lui l'esame Gesualdo Bufalino. Come registrato nello statino che ci ha mostrato poc'anzi il professore Barbaro, in data 9 novembre 1946, che riporta gli argomenti trattati con una notevole attenzione, ricordo per tutti Policleto, e le firme dello stesso Ferri, di Iole Bovio Marconi e di Bruno Lavagnini. Statino che sancisce il pieno superamento della prova da parte del candidato. Peraltro la firma di Ferri, come notava prima il professore Barbaro, compare anche nello statino di storia dell'arte, e non è un caso, perché come abbiamo visto Ferri si interessò pure di storia dell'arte come docente delle scuole superiori, e d'altra parte la storia dell'arte antica era nel periodo della sua formazione e della sua
almeno del primo periodo della sua attività, il centro dell'attenzione del mondo archeologico, soprattutto in Italia, in Germania, nei paesi, diciamo, del continente europeo. Bufalino si era trasferito nel settembre di quello stesso anno dall'Università di Catania, dove, lo ricordiamo, insegnava Paolo Enrico Arias, destinato diversi decenni più tardi a succedere proprio al Ferri alla cattedra di archeologia di Pisa. Il suo Archaeologia, manuale di avviamento allo studio della disciplina, pubblicato a Catania nel 1942, figura nella bibliografia consultata da Bufalino per la sua tesi di laurea. Quanto alla laurea, nello statino, compilato il 12 marzo 1947, oltre alla firma di Ferri e degli altri componenti la commissione, vi è quella della Bovio Marconi, la quale riprenderà l'insegnamento di archeologia nell'anno accademico 46-47, probabilmente perché in quella data l'archeologo lucchese già si era trasferito a Pisa, dove aveva preso servizio dopo la sua nomina ordinario nel 1946. E nell'Ateneo pisano chiuderà la sua attività di insegnante nell'anno accademico 60-61, restandovi fino al pensionamento nel 66, quando fu nominato professore emerito. Non è questa la sede per ricordare le numerose benemerenze e i numerosi riconoscimenti ricevuti da Ferri, ma si deve almeno accennare che fu socio liceo già dal 1947 in qualità di corrispondente, dal 62 socio nazionale. Gli interessi di Ferri sono molteplici e ben individuabili nella sua ricca produzione, che dal 1912 alla morte è stata costante, con la sola interruzione degli anni passati al fronte. Ed è in questo senso illuminante il giudizio di Giovanni Pugliese Carratelli, espresso a commento dell'attività dello studioso in Cirenaica, che ho voluto riportare nel titolo di questo mio breve intervento. Archeologo e filologo di straordinario acume e spirito indipendente. Perché da quanto ho letto di lui e su di lui, questa è l'immagine che si impone di studioso interessato alla comprensione globale dei fenomeni storici ed artistici, rifiutando ogni divisione del lavoro tra filologi, storici ed archeologi. Ferri intendeva saldare testi e monumenti in un unico cerchio, così Salvatore Settis, che con lui iniziò i suoi studi di archeologia nel 1960, nel ritratto Non commemorazione, come rimarca, che ne fa poco dopo la notte. Riferire dell'attività di Ferri presso l'Università di Palermo mi ha condotta inevitabilmente a rievocare i nomi di altri studiosi di archeologia operanti in quegli anni in Sicilia, Arias, Bovio Marconi, Mingazzini, protagonisti nelle università e negli organi dell'amministrazione dei beni culturali, dell'attività archeologica, della tutela e della formazione dei giovani, anche perché spesso questi studiosi rivestivano contemporaneamente l'incarico di insegnamento nell'università, ma erano anche impegnati nelle soprintendenze. Essi sono partecipi fin dai loro esordi di periodi particolarmente complessi nella storia dell'archeologia italiana, quello tra le due guerre mondiali e il secondo dopo. Senza voler entrare più di tanto nel dettaglio, va comunque segnalato che il fecondo dibattito sull'arte romana, avviato sullo scorcio del XIX secolo da studiosi della scuola di Vienna, viene inizialmente recepito nel nostro paese più dagli storici dell'arte bizantina medievale che dagli archeologi. Basti ricordare che l'opera di Franz Wyckoff sull'arte romana, comparsa per la prima volta nel 1895 come introduzione alla Wiener Genesis,
fu tradotta in italiano da Maria Anti e pubblicata con la curatela di Carlo Anti soltanto nel 1947. Se ci volgiamo a considerare l'archeologia in Libia, dove Ferri, come detto, operò per alcuni anni, durante il ventennio l'enfatizzarsi del culto della romanità, strumento propagandistico per il regime, fa sì che la ricerca e la valorizzazione del passato divengano, differentemente dal periodo prefascista, strumentali alla ristrutturazione ideologica del presente, così Massimiliano Musi, nella sua attenta analisi dell'archeologia nella Tripolitania italiana. In questo contesto si impone per evidenza la Mostra Augustea della Romanità, organizzata nel 1937 per il bimillenario della nascita di Augusto, il cui patrono, il cui padre fu Giglioli, ma che ebbe, diciamo, attorno a sé tanti anche giovani archeologi che poi si sarebbero. Se si vuole dare anche solo un accenno delle tendenze del periodo, si nota in sostanza il permanere tra i più nello studio della storia dell'arte, con alcune eccezioni, del filologismo ottocentesco tedesco. E tra le eccezioni non si può non citare Ranuccio Bianchi Bandinelli, la cui attività e il cui magistero negli studi di storia dell'arte classica continuano a connotare, innovandolo, il panorama degli studi fino alla sua morte, avvenuta alla metà degli anni 70. In generale, tuttavia, come nota Barbanera nella sua storia dell'archeologia italiana, l'archeologia per il ventennio successivo alla fine della guerra non ha avuto rilevanti cambiamenti. Parliamo ovviamente dell'archeologia italiana. In questo panorama lo studioso non manca però di dare una valutazione positiva della ricerca di Ferri, che insieme a Giovanni Becatti, a suo dire, seppe costituire uno stimolo per indagini in nuovi campi della storia dell'arte. E d'altro canto è proprio questo il periodo tra gli anni 40 e 50 in cui viene avviato e realizzato lo scavo delle Arene Candide, fortemente voluto ed eseguito da un giovane Luigi Bernabò Brea, che è preistorico di fama internazionale, che avrebbe poi lavorato in Sicilia e che avviò anche nel nostro paese l'interesse, se non altro, per lo scavo stratigrafico scientifico in senso moderno. Lo stesso negli stessi anni faceva Nino Lamboglia, e con il suo scavo di Albintimidium e con, diciamo, la promozione dell'Istituto di Studi Liguri. L'archeologia classica fu meno reattiva nei confronti di questo, nel nostro paese, di queste novità a livello di scavo archeologico, per la verità, e vi approdò con notevoli ritardi rispetto ad altri paesi. Ora, a proposito delle innovazioni e della tradizione negli studi di storia dell'arte, nel solco della tradizione si pone certamente l'argomento della tesi di Bufalino, gli studi di archeologia e la formazione del gusto neoclassico in Europa. E il professor Zago tratterà tra poco della tesi in rapporto alla formazione dello scrittore comisano, dunque io non mi addentro in questo campo, però mi preme segnalare l'attenzione che Bufalino pone nel ribadire, fino dall'introduzione della tesi, l'importanza avuta, cito, dal rinnovato fervore degli studi archeologici, la nascita, si può dire, di una coscienza archeologica nell'affermarsi del neoclassicismo, e anche l'attenzione che egli pone nei confronti di alcuni studiosi di questo periodo, non soffermandosi sul solo Winckelmann, ma allargando il suo interesse ad altri, cito per tutti Bellori, che sicuramente nasce dai suoi studi e dalla sua frequentazione
delle discipline da lui seguite all'università e dalle sue letture, ma che indica anche una caratteristica che era pure nel suo professore, cioè la capacità di porsi in modo innovativo, sempre molto personale, di fronte anche alle questioni più tradizionali e alle questioni, diciamo, in questo caso tradizione dell'antico e riuso dell'antico in epoche successive, che è quanto avviene, non solo questo, ma quanto avviene poi nel neoclassicismo. Vi ringrazio dell'attenzione e cedo la parola alla professoressa Marchese. Grazie professoressa Manduzzato. Avevo preannunciato a chi ci ascolta appunto sarebbe stato importante e interessante ascoltarti. La professoressa Manduzzato ci ha fatto tornare non solo nella storia in qualche modo intellettuale dell'archeologia all'Università di Palermo in questi anni cruciali, strategici, diciamo ai fini del nostro discorso, ma ci ha anche riportato a galla in modo incredibilmente interessante proprio il filo che forse sul piano dialogico è possibile recuperare dalle pagine di questa tesi tra l'estensore di questa tesi, Gesualdo Bufalino, e le linee di ricerca, il profilo intellettuale del suo professore di riferimento, che è uno degli altri fili che possono essere utilmente essere presentati all'attenzione delle ricerche che nasceranno da questo recupero. Io ora ho il grande onore, il grande privilegio di cedere la parola, innanzitutto di dargli il benvenuto, al professor Nunzio Zago, come ci anticipava già la professoressa Manduzzato. Il professor Nunzio Zago ci farà sicuramente ritornare, ci farà avvicinare nuovamente alla figura del giovane Bufalino e alla sua formazione. Il professor Zago è il direttore scientifico della Fondazione Bufalino ed è stato professore di letteratura italiana all'Università di Catania. È autore di numerose importanti pubblicazioni dedicate proprio alla figura dello scrittore Bufalino, a partire dalla sua monografia dedicata proprio all'autore nel 1987. Se provo a fare un elenco sintetico dei tanti lavori che il professor Zago ha dedicato a Bufalino, ricorderò proprio 100 Sicilie pubblicato con Gesualdo Bufalino per la Nuova Italia nel 1993, poi ristampato nel 2008, Sicilianerie da Tempio Bufalino del 1997, I sortileggi della parola, studi su Gesualdo Bufalino del 2016, e devo ricordare che ha dedicato anche grande attenzione a edizioni della Misogna della Notte per Bompiani, per esempio un'edizione per le scuole superiori, quindi c'è anche una attenzione grandissima rivolta alla divulgazione di questa produzione letteraria. E in ultimo ricorderò che ha pubblicato nel 2006, proprio per Bompiani e Fondazione Gesualdo Bufalino, il romanzo incompiuto di Bufalino, Chatma, l'ultima partita di Capablanca. E ho fatto solo un sunto dell'importante profilo scientifico del professor Zago, che oggi ci porterà di nuovo a parlare della tesi di laurea e della formazione culturale di Bufalino. Io, se è collegato, perché in questo momento non lo vedo, gli cederei la parola. Sì, vediamo. Sì, sono collegato. Benissimo, purtroppo non la vedo, e quindi... Mi sentite. Ma se la vediamo benissimo. Ecco, adesso la vediamo anche, professore. Va bene. Ben arrivato. Ecco, grazie. Perfetto, grazie a lei. Grazie delle parole gentili che sono state rivolte, dell'invito in questa iniziativa dell'Università di Palermo. Ringrazio gli organizzatori, in particolare il professor Varvaro e la professoressa Ambraca.
sull'importanza degli archivi e delle biblioteche, che sono, come è stato ricordato anche questa mattina, inesauribili fonti di scoperte, luoghi privilegiati per la conservazione del sapere e della memoria, per la salvaguardia dell'autonomia della cultura da forme di controllo dirigistico o selettivo, anche in tempi come i nostri, in cui la letteratura è in pericolo, quella almeno di non facile consumo, ed egemonizzati dalla presenza, a mio parere, non del tutto neutrale, del pragmatismo tecnologico, può essere utile il libro fresco di stampa in traduzione italiana, Bruciare libri, la cultura sotto attacco, una storia millenaria, di Richard Ovenden, bibliotecario responsabile della Bodleian Library di Oxford. La recente riemersione della tesi di laurea di Bufalino ne è, a mio parere, una minima, ennesima prova, magari agevolata o enfatizzata dalla coincidenza col centenario della nascita dello scrittore, il quale centenario ha contribuito ad accendere su questa tesi un faro, una curiosità maggiore forse di quella che normalmente avrebbe suscitato. Tanto più che chi conosce Bufalino e ha avuto modo di frequentarlo sa che egli, a torto o a ragione, non attribuiva una particolare rilevanza a quel frutto conclusivo del suo percorso. Altro, come è stato detto anche oggi, dall'andamento irregolare e anomalo, non solo perché è iniziato a Catania e ripreso a Palermo dopo la parentesi del servizio militare e della guerra, ma anche nel periodo palermitano per l'esperienza traumatica e totalizzante della malattia e del sanatorio, che è facile capirlo, dovettero avere un peso decisivo nella scelta di una tesi di comodo. Cito dalle notizie epistolari fornite dall'autore per l'edizione nel 1992 a cura di Maria Corti e di Francesca Caputo del primo volume delle sue opere nei classici bompiani. Quindi una tesi di comodo ottenuta dall'unico professore disposto a darmela e scritta a braccio con pochi libri. Fin qui la citazione. Quindi, giusto per concludere gli studi il più rapidamente possibile, Bufalino aveva già 27 anni, e riprendere in qualche maniera la vita di prima. Avrà pure un significato il fatto che in queste notizie destinate alla Caputo e da lei riferite nella sua cronologia di Bufalino, tratte da un foglio datato 7/11/1991, consultabile presso la Fondazione di Comiso a lui intitolata, lo scrittore dichiari di non ricordare esattamente nemmeno il titolo della tesi, e che fra le sue carte custodite in fondazione o in possesso di Giovanna Leggio, la vedova dello scrittore, non ci sia alcuna copia di questa tesi. Avrà pure un significato, cioè che egli non abbia sentito l'esigenza di conservarla, e che alla fondazione si trovino solo i quaderni degli appunti preparatori, 3 o 4 quaderni, in quanto uno di essi è, per così dire, doppio, costituito da un quaderno dentro un altro, sulla base dei quali
non essendomi stato possibile all'inizio prendere visione della tesi, avevo tentato un po' avventurosamente di imbastire questo mio piccolo discorso. Ora, per fortuna, confermato dalla lettura diretta della tesi che è stata resa possibile appunto dagli organizzatori di questa giornata di studi. D'altra parte, accanto alla generosa disponibilità del relatore Silvio Ferri ad assegnare un lavoro inevitabilmente compilativo destinato ad essere svolto di corsa, ma nelle pause del lavoro in calce ai quaderni di appunti non mancano qua e là quasi, come posso dire, frammenti di tempo congelato, cristallizzato, i promemoria di mosse dell'amato gioco degli scacchi, aperture, gambetti, difese. Ecco, accanto e al di là di ciò, di sicuro vi era in Bufalino una predisposizione per un argomento siffatto. Intendo, più che per gli studi di archeologia, per la nascita, lo sviluppo e il tramonto del gusto neoclassico in Italia e in Europa tra 7 e 800. E vi era anche, con ogni probabilità, un retroterra di letture da mettere subito a frutto, opportunamente integrate. Voglio dire, insomma, che la tesi di argomento classico segnala una componente effettiva della formazione culturale di Bufalino, finora forse un po' trascurata dalla critica, anche perché meno documentata di altre. E dunque poterne da oggi disporre aggiunge un tassello alla fisionomia intellettuale dello scrittore, le cui varie fasi sono state via via esplorate, grazie anche, mi piace qui rivendicarlo, al costante impegno della Fondazione Bufalino, dalla pubblicazione, per menzionare le prime due iniziative che mi vengono in mente, nel decennale della morte di Bufalino nel 2006, è stato detto poco fa, a mia cura del romanzo al quale egli stava lavorando e che rimase incompiuto, Chamat, l'ultima partita di Capablanca, al diario giovanile dei film visti, uscito viceversa qualche mese fa in occasione del centenario della nascita dell'autore in una magnifica edizione Sala Archi a cura di Giuseppe Traina col titolo Bufalino al cinema. Quanto alle fasi della stratificata formazione di Bufalino, su cui adesso conviene brevemente soffermarsi perché contigue o prossime alla tesi di laurea, il documento principale, il più capace di offrire un ritratto dello scrittore da giovane, quando egli in vero scrittore non era ancora, resta il Carteggio di gioventù 1943-1950 con Angelo Romanò, da me approntato nel 1994 in un pregevole volume de Il Girasole di Valverde di Catania, che il compianto editore Angelo Scandurra avrebbe voluto ristampare e riproporre a un più largo pubblico. Un Carteggio che ci restituisce specularmente anche un ritratto giovanile di Romanò, critico letterario e poeta lombardo, coetaneo e commilitone di Bufalino nei pochi ma intensi mesi del corso allievi ufficiali di Fano, a cui si deve, fra l'altro,
non mi stanco mai di rendergliene merito, l'aver intuito per primo le qualità artistiche del siciliano. L'immagine che ne viene fuori è nettamente orientata in direzione modernista e novecentesca. Nei molti giudizi su libri e autori che i due giovani si scambiano e che coprono un vastissimo territorio italiano e straniero di letture, con sconfinamenti, soprattutto ad opera di Bufalino nella pittura, nella musica, nel gioco degli scacchi, eccetera, si insinua di solito, anche quando si discute di testi più remoti, una sensibilità che è, almeno nel caso di Bufalino, spiccatamente post-simbolistica e neodecadente. Per esempio, a Romanò, che già si è laureato alla Cattolica, relatore Mario Apollonio, con una tesi di letteratura italiana sulla scapigliatura milanese, uno dei suoi futuri preferiti campi di indagine critica di Romanò, intendo, e che sta raccogliendo materiale bibliografico, cito, per uno studio sul Mambriano del cieco da Ferrara, che, come sanno gli italianisti, è un poema cavalleresco di inizio Cinquecento tra Boiardo e Ariosto. A Romanò, appunto, che è impegnato in queste ricerche, eccetera, Bufalino suggerisce in una lettera dell'1 dicembre 1944 dall'ospedale di Scandiano, dove era stato ricoverato prima del trasferimento a Palermo, un lavoro, cito, che m'ha sempre tentato e a cui ho ormai rinunziato, uno studio sul sogno di Polifilo, una delizia linguistica del Quattrocento che anticipa gli Ulisses nel tentativo di una prosa mescidata e polifonica, e certa carnale liturgia baudelairiana nel culto d'un equivoco misticismo di Adonais. E non sfugga in questa citazione il vertiginoso dialogo intertestuale che qui chiama in causa, a partire da quel raffinato prodotto dell'editoria umanistica, Joyce, Baudelaire, Shelley, quasi in anticipo a quel sigillo iperletterario che poi sarà dello scrittore maturo. Che prosegue: io adesso sto lottando in uno sterile esercizio a rendere i fiori del male in versi italiani e mi piacerebbe sentire da te come pensi e se pensi si debba perseguire un'equivalenza metrica, in tutti i casi ben elastica, per quegli alessandrini così compatti e definitivi. Aprendo così con Romanò, e anche, insomma, bisogna ammetterlo, grazie all'eccellenza di questo suo interlocutore, un interessante confronto su come tradurre Baudelaire e sul tradurre in generale, sulla traduzione in genere, di cui, come si sa, Bufalino è stato poi un vero e proprio maestro. In una tale prospettiva così sbilanciata, l'ho accennato, in senso modernista e novecentesco, non c'è spazio nel carteggio con Romanò per la tesi, alla quale Bufalino decide di dedicarsi, presumo, dopo che la sua malattia, come scrive in una lettera datata a Palermo 10 novembre 1946,
cito, si è messa misteriosamente a regredire ed egli perciò può finalmente pensare a laurearsi, sia pure precisa, in un modo qualunque. Cito, ai primi di dicembre abbandono il sanatorio e torno a casa, dove potrò ugualmente curarmi. Programmi d'altro genere per ora non so farne. Tutto è legato alle peripezie della mia salute. Intanto assaporo, in questa tregua del male, il vecchio colore delle strade, la statura della città, ovviamente Palermo. Rientro nel gioco. Ma di questo ti parlerò più a lungo un'altra volta. Ora ti scrivo in fretta, fra due esami. Il gioco al quale Bufalino allude è probabilmente quello stesso della vita, più che quello dell'ambizione letteraria prospettatogli da Romano. E lo ritroviamo anche nella lettera del 2 marzo 1947, inviata di nuovo da Palermo e non da Comiso, dove preannuncia, con la frenesia, direi, degli esami residui, la fatidica laurea. Cito. Carissimo Angelo, due righe in fretta tra un esame e l'altro. Sono a Palermo per la mia fatidica laurea e non ho un minuto di pace. Esami annullati, pasticci segretariali, padrone di casa. La mia salute non va male, almeno in apparenza. Mi dicono che se tutto va bene, fra qualche anno potrò guarire completamente. Intanto continuo a fare una vita strozzata e senza coraggio. Tu che fai? Ti scriverò a lungo appena fuori da questo trambusto. E infatti gli scrive dal paese natio il 1 aprile 1947, dandogli notizia dell'avvenuta laurea, con quello che è il solo fuggevole riferimento alla tesi contenuto in tutto il carteggio. Non so se c'è tempo per poter indugiare un po' di più nella citazione, perché abbiamo a che fare con una lettera molto bella, e come sono un po' tutte queste lettere del carteggio, piena di risvolti esistenziali e financo metafisici, e non senza un riconoscimento del valore intellettuale di Romano, della sua, cito, superstite fiducia nella letteratura in confronto alla propria disillusa scelta provinciale, che al momento si configura come una diserzione. Ditemi se c'è il tempo di citare questa lettera, se no mi limito semplicemente all'incipit. Carissimo Angelo, ritorno ora da Palermo con la laurea. Si è trattato di una tesi di fortuna, un qualunque argomento di archeologia, figurati. Sono molto stanco, ma forse solo dei rumori e dei colori della città, di tutta quella luce dimenticata che affolla le soglie dei teatri. Volevo ringraziarti del saggio sul Pellico che mi hai inviato e che ho trovato ora sul mio tavolo. E ancora il tuo esempio, fra tante sfiducie, questa superstite fiducia nella letteratura, nella sua accezione alta, mi trova disarmato e non sa pungermi. Ne parleremo insieme quest'estate, se verrai. Certo, mi pare di non essere mai stato così vicino a una diserzione. Non riesco a credere in Dio. E ad ogni giorno mi cresce l'impazienza e la superbia.
penso a un'esistenza prevedibile e alle sue felicità minori. Oppure l'usura dell'anima è già troppa e fallirò ancora, perfino in questo pietoso e futile tentativo. Forse anche la stagione, quest'aria fulva e azzurra che non ha pietà degli occhi. E la libertà così nuova e goffa dei miei gesti a curvarmi verso uno stupore che non somiglia più all'infanzia, ma cospira coi colori delusi della morte. Ho paura degli anni di sole e di polvere che dovrà ancora durare il mio viaggio. Riconosco la mia genuina vocazione a non esistere e sento penosamente di non poter che tradirla. Infine so che domani sarà peggio di così. Verrò a patti con la vita, forse truccherò anch'io i miei dadi, del resto chissà che non si ottenga barando la salvezza. Insomma, rispetto a Romano, con i suoi studi seri, rigorosi, con maestri autorevoli che hanno guidato la sua crescita di intellettuale, di cattolico problematico, non privo di fragilità, ma pronto a misurarsi coraggiosamente con le sfide culturali e democratiche del dopoguerra, sarà fra i protagonisti della rivista bolognese Officina, con Pasolini, Roversi, eccetera. E poi alto dirigente RAI e senatore della sinistra indipendenza, il che finirà col distoglierlo un po' troppo dall'attività letteraria, di critico assai fine, ma anche di poeta. Insomma, una figura, consentitemelo, approfitto qui per dirlo, che aspetta ancora di essere adeguatamente messa a fuoco, magari di chissà da qualche giovane studioso, se c'è, che ci sta ascoltando in questo momento. Ecco, rispetto a Romano, il farnetico di Bufalino sembra esigere tutt'altro tipo di impegno, ripiegato su di sé, tanto che le stesse qualità formali della lettera sembrano non poter rinunciare ai veleni, come posso dire, intransitivi, primo novecenteschi della prosa d'arte, alle squisitezze del petit poème en prose. In realtà, la cifra stilistica di Bufalino, già abbastanza definita nel suo nucleo essenziale, nelle lettere e ancor più nei testi poetici e nelle prose d'invenzione presenti nel carteggio, sempre su sollecitazione e commissione di Romano, una cifra che si colloca originalmente, l'ho spiegato altre volte, all'incrocio fra pena e artificio, fra strazio esistenziale e calligrafia, o come dirà poi lo stesso Bufalino ai tempi di Diceria dell'Untore, fra retorica e pietà, non esclude però questa cifra stilistica altri pimenti al di là dell'orizzonte simbolistico decadente. Nel carteggio ricorre ad esempio non di rado il nome di Montale, cioè di un poeta la cui pronuncia innovativa fu colta prontamente sia da Romano sia da Bufalino. Ma quando Bufalino, a proposito di Romano, parla, come abbiamo visto, di letteratura nella sua accezione alta, è chiaro anche il richiamo alla grande tradizione classica e umanistica, tutt'altro che estranea al bagaglio culturale di età. Nel caso di Romano basterà ricordare che a lui si deve nel 1955 l'edizione del Codice degli Abbozzi di Petrarca,
Quanto a Bufalino, oltre al dato registrato di solito sul piano meramente biografico, che egli nel 39 vinse per la Sicilia con un tema sull'orazione ciceroniana Pro Archia, un premio di poesia latina bandito dall'Istituto Nazionale di Studi Romani, agli anni del liceo, quindi prima ancora dell'università, risalgono alcune sue traduzioni poetiche dal Alceo, Saffo e Orazio, le quali, con altre successive, moderne, dal francese e dall'inglese, costituiscono il quaderno di traduzioni infantili e di gioventù conservato presso la Fondazione, un manoscritto riassemblato che doveva far parte probabilmente di un insieme più vasto e che è stato riprodotto e analizzato con acribia da un gruppo di studiosi coordinato dalla francesista catanese Cettina Arrizzo nel volume a sua cura I carnet di traduzioni poetiche, un inedito di Gesualdo Bufalino, apparso nel 2010 presso l'editore Bonanno. Approfitto qui per ricordare un po' a completamento che nel 1983 Bufalino tradusse dal latino anche una commedia di Terenzio Fratelli per l'Istituto del Dramma Antico, che fu rappresentata durante l'estate di quell'anno nel Teatro di Segesta alla presenza dello stesso Bufalino, di chi modestamente vi sta parlando, e di Alberto Bombace, comisano anche lui, direttore allora dei beni culturali alla regione siciliana. Lo dico perché Alberto Bombace ebbe un ruolo importante all'origine del caso Bufalino, per l'esplosione tardiva del caso Bufalino, con Diceria dell'Untore, eccetera. La tesi di laurea è dunque per Bufalino una scelta di comodo, l'abbiamo sentito, ma anche l'occasione per riprendere e approfondire ulteriormente una zona non marginale delle sue competenze. Certo, riattivata, come è stato giustamente sottolineato, anche di recente dagli studi universitari. Per quanto questi studi universitari siano stati distratti, dopo tutto, dai precorrimenti umanistici e rinascimentali del gusto classicistico, per riassumere adesso schematicamente i vari capitoli del lavoro, agli scavi archeologici settecenteschi che sono, egli osserva, le tappe della resurrezione d'un'età perduta, a Winckelmann e agli altri teorici del bello ideale, con particolare riguardo, mi pare, al Milizia, a cui riconosce, cito, un autentico temperamento di scrittore, al ruolo centrale delle accademie nella diffusione del verbo neoclassico, al gusto piranesiano delle rovine, agli scrittori, seppure per lo più elencati sveltamente, che subirono l'influenza del mondo classico, Lessing, Goethe, Hölderlin, Andrea Chenier, Monti, Foscolo, Keats, del quale in epigrafe, negli appunti e nella stesura definitiva della tesi è anche citato il sonetto sul Partenone. A musicisti come Gluck col suo celebre melodramma Orfeo, ai tanti artisti, soprattutto pittori e scultori, fra i quali spiccano Jacques-Louis David col suo ideale rivoluzionario e plutarchiano, e Antonio Canova, che sa conciliare,
cito, l'ispirazione è l'accademia, l'estro è la regola, ed ha una morbidezza che addolcisce le linee pure ma un po' rigide della tradizione classica, fino al cosiddetto neoclassicismo, anche in architettura, e allo stile impero diffuso soprattutto nelle cosiddette arti minori, e ancora oltre alla crisi del classicismo e al sopraggiungere del gusto preromantico e romantico iconizzato dall'impeto ascensionale delle cattedrali gotiche, su cui Bufalino evoca la pagina famosa di Chateaubriand in Génie du Christianisme. Riguardo al carattere compilativo, sto finendo ovviamente. Riguardo al carattere compilativo scolastico del lavoro, non ci sono dubbi, ma nella sua rapida esposizione, un po' meno di 90 pagine, esso risulta abbastanza informato. Attinge a piene mani a poche opere, per lo più di carattere generale, di archeologi, come Arias o come Biagio Pace, anch'egli commissario. All'estetica di Croce, al Settecento di Giulio Natali, al Parnaso in rivolta di Carlo Calcaterra, citato in bibliografia però soltanto negli appunti, mentre non si trova nella tesi, eccetera. Ma vi si accenna pure alla nascita della tragedia di Nietzsche, il cui nome è un po' storpiato, come poi capiterà anche nella premessa alle poesie giovanili I languori e le furie, e ad Erwin Rode, sottile esegeta, dice, della psiche greca, della natura orfica e misteriosa. Certo, in questa ricostruzione bufaliniana, vista con gli occhi non dell'archeologo, ma dell'italianista quale io sono, e sia pure di un vecchio italianista, manca qualcosa. L'Arcadia, ad esempio, non è quasi mai citata nella sua duplice articolazione di Arcadia civile graviniana e crescimbeniana, cioè più propriamente accademica. O la consapevolezza del neoclassicismo giacobino, malgrado il riferimento a David. Intendo nel senso di un Foscolo, di un Leopardi, del Benjamin, delle tesi di filosofia della storia, ossia del balzo di tigre nel passato, come dice Benjamin, che consentì alla rivoluzione francese di presentarsi quale Roma antica ritornata, sulla scia appunto di Nietzsche e della critica dello storicismo. Ma sono queste distinzioni e nozioni maturate successivamente nella critica. E poi occorre tener conto che Bufalino, anche in seguito, più che alle implicazioni ideologiche, si mostrerà attento alla dimensione squisitamente estetica, alla sua capacità di restituire emozioni, atmosfere. No, scusi professore, non la sentiamo più, non la sentiamo più. Dicevo. Adesso sì. Non so se avete, dicevo che, per concludere, insomma, che la tesi è scritta con eleganza, con verve narrativa e con un linguaggio fantasioso, anche se mettiamo, rispetto agli appunti, non ho ritrovato nella tesi
vera e propria, ma io l'ho letta velocemente e forse sbaglio, almeno non l'ho ritrovata in questa forma, l'affermazione secondo la quale, per esempio, gli edifici del Palladio sono un breviario di pietra del gusto classico. Lo dico per, insomma, a sottolineare proprio il linguaggio fantasioso di Bufalino, che poi rimarrà come una sua costante. Cioè, minime avvisaglie di una prosa dionisiaca, mi piace dire così, più che barocca, fastosa, più evidente in vero nel Carteggio con Romanò, mentre qui nella tesi si avverte la tournure classica del giro sintattico, che rimarrà anch'essa una componente fondamentale del Bufalino maturo, del tono inconfondibile da lui messo a frutto con la sua esperienza pregressa, ma anche strada facendo, con le acquisizioni più recenti. Diciamo, uno stile inconfondibile tra scarti alto-bassi del lessico, un lessico miracoloso, posseduto a dovizia, come ritengo da pochi altri scrittori, screziato e luminescente, e ritmo musicale del periodo, segmentato classicamente. E dove, sto parlando, concludendo appunto, del Bufalino maturo, la lezione classica, umanistica, continuerà a trasparire anche dall'idea antica, artigianale, della letteratura, come un estremo baluardo, benché malfermo e debole, eretto sul terreno sdrucciolevole e infido dei tempi moderni, a testimonianza, insomma, che cultura e bellezza possono ancora servire alla buona vita. Grazie. Grazie. Grazie, professor Zago, per questo suo intervento. Le siamo anche particolarmente grati per aver fatto vedere il dietro le quinte, diciamo, della composizione di questo lavoro di tesi. Il riferimento al Carteggio con Romanò è stato, credo, particolarmente illuminante, e ci ha dato un ulteriore contributo alla lettura, alle letture che si stanno incrociando questa mattina. Grazie, grazie davvero, grazie infinite. Allora, siamo tornati all'incrocio tra archeologia e letteratura e adesso, appunto, l'ultimo intervento della mattinata di Ambra Carta, così si intitola, Archeologia e letteratura, i sentieri della memoria. Ci aiuterà anche a fare il punto sulle tante sollecitazioni che sono venute fuori questa mattina. Ambra Carta insegna letteratura italiana nella nostra università. Mario Barbaro, che ha iniziato i lavori questa mattina e che ha fortemente voluto naturalmente questa giornata, ha potuto avvalersi di una collaboratrice efficacissima, dotata di grande intelligenza critica nel delineare anche i temi e le voci che si sono intrecciate questa mattina. Per me non è una novità, perché, come diciamo scherzando e facendo sorridere i nostri studenti, lei mi è compagna di tante inenarrabili avventure. Quella che adesso parlerà e che chiuderà questa giornata è la voce di una persona capace di legare, come poche, io credo, qui all'Università di Palermo, linee di ricerca e pratica della didattica.
Io le cedo con grande piacere la parola. Torniamo dunque a incrociare i sentieri di archeologia e letteratura, che poi sono i sentieri della memoria. A te la parola, Andrea. Grazie, grazie a Rita Marchese, che oltre ad essere la responsabile del sistema bibliotecario è cara amica e compagna di strada, e sono contenta di in qualche modo chiudere, incorniciare questa bellissima mattinata che ha visto un po' susseguirsi tanti amici e tante voci che ci stanno aiutando un po' a ricostruire il terreno lunus all'interno del quale si collocano gli anni appunto della formazione, quelli di Bufalino, quelli che Nunzio Zago, tra l'altro anche in uno dei suoi scritti, ha appunto definito un po' la preistoria della storia letteraria di Gesualdo Bufalino. E lasciatemi dire che dunque io voglio, cioè, allora c'è una, come dire, se volete anche un po' una proiezione, se vogliamo, in tutto questo mosaico di voci, una proiezione mia, forse anche autobiografica, nell'avere gioiosamente scoperto appunto che la tesi di Bufalino, nonostante egli non avesse poi forse puntato tantissimo su questo lavoro, però fosse stata una tesi di studi archeologici, perché in qualche modo io che nei miei sentieri molto diciamo eterogenei ho battuto all'inizio le strade appunto dell'archeologia, mi permetto e mi perdonerete per questa piccola parentesi anche autobiografica, in qualche modo ho trovato rispecchiati alcuni incroci fecondissimi tra appunto gli studi di archeologia classica, lo scavo nel passato e l'amore per la parola, l'amore poi per la letteratura, che in qualche modo io ho provato a intrecciare nella figura di Bufalino. E sono anche, come dire, felice in questo momento anche di ricordare la memoria di uno studioso che avremmo voluto avere qui insieme a noi, il professore Giuseppe Pucci, che io ho fatto in tempo a conoscere attraverso un veloce, rapidissimo scambio epistolare, per modo di dire, cioè attraverso le mail, e che invece appunto non abbiamo più con noi perché è scomparso, e che al quale avevamo chiesto anche insomma di partecipare a questa giornata, perché lui aveva conosciuto anche Silvio Ferri, aveva conosceva e amava Bufalino, quindi insomma avrebbe voluto essere con noi. Quindi mi permetterete, insomma, se questo mio intervento in qualche modo personalmente lo dedico, lo considero anche un omaggio, insomma, a Giuseppe Pucci. Allora, io ricorderò brevemente alcune tappe di questa che è, come dire, la preistoria di Bufalino, nel senso che noi lo conosciamo in questi anni che sono stati quelli poi rievocati anche dalla collega Margherita Lo Sacco, cioè questi anni che si collocano proprio nel pieno della Seconda Guerra Mondiale e immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale. Conosciamo dalle scarne notizie biografiche di Bufalino, conosciamo appunto un Bufalino eccellente alunno, eccellente liceale, e poi avido, un lettore avidissimo, un lettore che appunto come Silvio Ferri, no, nei momenti rubati alla guerra, legge, compulsa i libri, li divora. E sappiamo tra l'altro, perché le notizie biografiche ci aiutano a ricostruire questo spaccato della sua biografia, quando va in guerra, e quindi sappiamo appunto deve interrompere gli studi a Catania, porta con sé, lo dice, un Montale, un Dante e una retroversione di Baudelaire, come a dire che in qualche modo immediatamente questa storia che si insinua così violentemente a interrompere il suo tragitto di vita, come dire, è controbilanciata da un'opposizione, da una resistenza, da un recupero
fatto in nome della scrittura e della letteratura, dei classici e quindi dell'amore che egli aveva alimentato fin da piccolo, no? Ricorda tra l'altro che, cioè noi, ricorda in alcuni scritti che sono quelli poi affidati al volume Cere Perse, pubblicato nell'85, in uno scritto in particolare che è quello della moviola della memoria, lui ricorda che appunto dopo l'armistizio dell'8 settembre del 43 viene catturato dai tedeschi, ma viene aiutato a scappare da una fanciulla, tale Sesta Ronzon, della quale poi lui, come al solito, mescolando vita vera e vita rivissuta nei ricordi, quindi storia e invenzione, lui stesso, cioè della cui esistenza quasi biografica, lui stesso si fa quasi, come dire, prima testimone e poi in qualche modo mette in dubbio forse l'esistenza reale della Sesta Ronzon, come scrive nella moviola delle memorie, tentando come al solito di mescolare le carte, insomma un po' di ingannare, quindi di alternare o mescolare i ricordi della vita, anzi la realtà e la realtà rivissuta nel ricordo. Dopodiché l'abbiamo ripetuto tante volte, nel 44 poi lui si ammala, viene ricoverato a Scandiano e anche questo è un episodio che poi ritorna sempre in Cere Perse e sempre proprio nella Ragnatela Incantata. Come vedete sono poi tutti naturalmente titoli che immediatamente suggeriscono il desiderio e la vocazione da parte di Bufalino di appunto tessere delle trame infinite di sogni e di ricordi. E nella Ragnatela Incantata, proprio ricordando questo momento particolare della sua vita, cioè quello del ricovero presso l'ospedale di Scandiano, Bufalino ricorda l'immersione, anche qui non ricorda, non ama indugiare tanto negli aspetti della storia, quella con la S maiuscola sulla guerra, ma apre questo squarcio che per noi è quasi da lanterna magica su quella cantina, su quella miniera, su quel pozzo di tesori che era la biblioteca del primario dell'ospedale di Scandiano. Cioè il dottor Banchieri, che ricorda appunto in quel che Bufalino, scusate, ricorda proprio nella Ragnatela Incantata, perché in sostanza col primario, che certamente lo curava, ma forse lo curava e lo curò forse con una cura di, con un'iniezione di libri, nel senso che gli aveva donato, questo lo sanno tutti gli studiosi di Bufalino, gli aveva donato le chiavi di accesso in questa che era veramente una miniera di tesori. E quali erano i tesori? I tesori erano i libri della biblioteca di Banchieri, che Bufalino ricorda in questo scritto avevano alimentato una sorta di biblioteca di Babele, dove Banchieri aveva ospitato quasi come un Noè, un novello Noè, aveva ospitato questi sfollati, che erano i libri, no? Queste vere presenze, i libri, li aveva appunto ricoverati, come dire, salvandoli dalla possibile distruzione, data appunto, dato il contesto dei bombardamenti e della guerra, dalla sua villa di città, li aveva ospitati proprio come vere presenze, no? come personaggi viventi, li aveva rifugiati appunto nei sotterranei dell'ospedale. E qui, come dire, Bufalino continua a tessere la sua tela di letture, no? E qui avviene, tra l'altro, va segnato un episodio che è una lettura importantissima per Bufalino e che in qualche modo io lo vedrete forse anche forzando un po' la mano, ma questo me lo diranno gli specialisti di Bufalino. In qualche modo ho trovato forse un anello che può congiungere gli studi di archeologia con l'amore per la letteratura e per le parole, cioè la scoperta dell'amatissimo, come lo chiama lui, Proust.
con il quale sostanzialmente inizia questa sorta appunto di ricerca del tempo perduto, no? In qualche modo l'archeologia e la riscoperta, così ne parla, la riscoperta del passato per Bufalino sono i segnali di una riscoperta, di una rievocazione, non solo della rievocazione della civiltà passata, ma proprio ne parla nei termini di uno scavo e di una quasi ricreazione, resurrezione. Del frammento dissepolto e sottratto all'oblio. E a proposito, in realtà, tra l'altro, anche definendosi in argo il cieco come sicofante e baro, bibliotecario del nulla, guardiano a spasso di un'incenerita Alessandria, lo scrittore di Comiso esercita e celebra continuamente il sortileggio della durata. Nel dare corpo di parola alle effimere immagini della memoria, Bufalino si rivela l'avido lettore, dicevamo appunto, dell'amatissimo Proust, scoperto proprio nella biblioteca di Banchieri, cioè dell'ospedale, scoperto in quella miniera nascosta. Ed è una Babele portentosa dove lui passa lunghissime ore a leggere, naufragando proprio nel tempo come il narratore della recherche. Ed è qui, scusatemi appunto se apro questa parentesi, che in qualche modo io e Rita Marchese abbiamo pensato che il coinvolgimento dell'amica, della collega appunto Margherita Rosacco potesse giungere secondo. Perché? Perché abbiamo trovato nella vicenda anche bufaliniana, no? Di questo stare, come dire, sempre quasi sotto o ai margini della grande storia, in realtà un dialogo mediato dai libri e un rapporto con la storia e con la guerra vissuti inevitabilmente e in prima linea, ma paradossalmente anche filtrati attraverso la mediazione dei libri. E questo mi ci è sembrato appunto uno degli aspetti che poi nel caso di Bufalino determina sostanzialmente il suo atteggiamento nei confronti della storia. Ora leggeremo anche qualcosa. Allora, Ragnatela incantata, Bufalino scrive, e cito testualmente queste parole, a proposito di Proust, come se Proust fosse un infallibile, inalienabile ectoplasma di me, un nemico magari, ma tanto incarnato dentro di me da non potermene più districare, un verme solitario nelle mie viscere, un immortale ragno nella mia mente, un tenia, un ragno. Proust, insegnandomi, e come a me a mille altri, la sapienza, la pazienza di sposare insieme due sentimenti che più non potrebbero immaginarsi. Che più lontani non potrebbero immaginarsi. La tenerezza voluttuosa e fuggente dell'attimo, inimitabile, e lo strazio originario della ripetizione, della proliferazione iterativa, del rigurgito maledetto degli anni. La sua frase lunga, in verità, che altro è se non il travaglio di un gomitolo infinitesimo esterminato, l'addipanarsi e sdipanarsi senza fine degli anelli dell'ombrico tempo, sotto la volta di una botola nera che strapiomba nel silenzio. Allora, leggendo in questo frammento, che è estrapolato appunto dal racconto memoriale dell'incantesimo della lettura, io naturalmente, e forse mi sbaglio, ma sono state suggestioni molto forti, ho creduto di trovare qualcosa della meravigliosa epifania, no? Dell'epifania che la scrittura può suscitare. E ma non solo questo, il fenomeno dell'annizione coglie qualcosa del particolare sentimento del tempo bufaliniano, che molto ha a che fare con quello prustiano di memoria, ma anche con quello proprio dell'archeologo che riporta alla luce frammenti di civiltà scomparse.
Infatti, per esempio, in un passaggio della tesi, questa volta cito dalla tesi, Bufalino scriveva: si è già accennato ad un ideal parentela tra l'umanesimo e il neoclassicismo per quanto riguarda il fervido tentativo comune a entrambi i movimenti di ridare vita alle reliquie di una civiltà scomparsa. E poco oltre aggiunge: certo, non si trattava ancora di un interesse scientifico, ma piuttosto di un amore tumultuoso per ogni cosa che ricordasse il mondo antico, un amore che nelle pietre cercava ansiosamente una traccia per penetrare nel segreto di una civiltà splendida e lontana. Ora, leggendo queste parole che Bufalino affida alla scrittura della tesi, come è stato ricordato, sicuramente una tesi che lui appunto dice, come dire, fatta un po', sì certo, in fretta e furia, in anni complicati, è forse un'occasione della sua, che ha incrociato poi i suoi percorsi di vita, però sicuramente io ho trovato qualcosa di molto simile tra il, come dire, la funzione di chi scava nelle profondità, negli abissi delle nostre, del nostro passato, e riporta in superficie un frammento, e da questo frammento e dal frammento ricostruisce un frammento che è chiaro, chi diciamo è pratico, insomma, chi lavora con la letteratura ha naturalmente ben presenti le pagine anche di Benjamin. A proposito proprio della capacità epifanica di illuminare il senso, c'è questo processo di sottrazione che in Bufalino è salvazione dall'oblio, di ciò che rischierebbe di essere seppellito e sepolto per sempre. Nel caso naturalmente dello scavo archeologico si tratta di riportare alla luce gli emblemi, le creature, potremmo dire, viventi, gli sguardi, i volti. Nel caso poi dello scrittore futuro, sarà secondo me anche una capacità, non solo, come dire, non solo questa amore del ricordo, e attraverso il ricordo la capacità anche inventiva di ricreare una storia, no? Con una forte dose anche di fantasia inventiva. Ma io ci ho visto anche qualcosa che lui ricorda in Museo d'Ombre a proposito della storia, non la grande storia, non i grandi monumenti necessariamente, ma la storia che lui dice, lui scrive così a proposito della storia in Museo d'Ombre: storia non è solo quella conservata negli annali del sangue della forza, bensì quella legata al luogo, all'ambiente fisico e umano in cui ciascuno di noi è stato educato. Storia è il gesto con cui si intride il pane nella madia o si falce il grano. Storia è un nomignolo fulmineo, un proverbio cattivante, l'inflessione di una voce, tutto ciò infine che reca lo stemma del lavoro e della fantasia dell'uomo. Materia che deperisce prima di ogni altra e di cui nessuno quasi si cura di custodire i reperti. Allora, qui, come dire, io non, cioè, come dire, non mi sono, per me era troppo forte la tentazione di unire appunto l'idea del referto, della capacità anche di salvare questi frusturi del tempo e di questi reperti del passato, che sono proprio come avviene anche nell'amatissimo Proust, no? E come avviene nella pratica di scrittura di Bufalino, sono reperti che sono suscitati da una fotografia, da un'immagine lontana del tempo, da un odore, da un profumo, dalle fantasticherie dei sogni, e sono ricordi a volte anche inventati, sono, come lui gli dice, labili svaghi fantastici. Tutta la scrittura di Gesualdo Bufalino cos'è? Cos'altro è se non il drammatico, appunto, tentativo di sottrarre al tempo divoratore le sue vittime e di riportarle a galla
concedendo loro il privilegio del bis, notissima espressione a tutti nota, insomma a tutti i lettori di Bufalino e tutti i suoi studiosi, il privilegio del bis, no? Il miracolo del riessere nella scrittura. E queste appunto sono le parole che lui affida sempre a Cereperse in un testo intitolato Le ragioni dello scrivere, no? A tutti note, a proposito proprio della magia, la chiama così, la magia stregonesca della parola, per cui per lui cioè, io ho visto appunto nel gesto dello scrittore che dà parola alle cose e alla realtà fuggenti lo stesso atteggiamento che magari non era il suo quando pensava alla tesi, ma naturalmente io l'ho visto io, diciamo avendo di fronte questi due momenti della sua vita, il gesto dell'archeologo che salva dall'oblio tutto ciò che rischia di essere sepolto, quindi anche le civiltà sepolte. E quindi da qui il passo è molto facile al binomio carissimo di Bufalino tra scrittura e memoria. E lui scrive, infatti, nelle ragioni dello scrivere, riconosciamolo, si scrive specialmente per essere ricordati e per ricordare, per vincere dentro di sé l'amnesia, il buco grigio del tempo, affidarsi alla pagina come alle bende e ai balsami la mummia di un faraone. Non conosco altro modo che consenta il miracolo del bis, il bellissimo riessere. Da qui quello che conosciamo di Bufalino, quello che è tra l'altro che ci ha sempre affascinato, no? Di uno scrittore che vive dentro la scrittura, di una incarnazione della storia, della realtà, dentro e ricreata nel miracolo della parola. E questo secondo me l'anello che tiene insieme il percorso dell'archeologia con quello della letteratura, non solo l'amore per la ricostruzione del passato e per la ricerca del tempo perduto, no? Per usare il titolo dell'amatissimo Proust, lo scavo negli abissi del tempo, la felicità di abitare una dimensione del tempo che non è mai il presente. Cioè non è la schietta realtà contingente, peraltro lo abbiamo ricordato, lui da quella storia che pur vive perché ci è gettato violentemente, in realtà ci dice e non dice, sono sempre quella l'aveva chiamata anche la glaciazione neorealista, no? Lui è lontano dalle poetiche, tra virgolette, della letteratura, della parola più trasparente, del neorealismo, segue altri percorsi. Però non alla realtà, ai paesaggi, ai luoghi della sua Comiso, lui dedica parole di straordinaria come dire di non solo di elogio, di cura, di attenzione, proprio per consapevole che quella civiltà, la civiltà anche contadina, sta per tramontare, e tantissimi furono gli interventi di Bufalino, no? Contro, polemicamente contro, no? L'avanzare del progresso, e in qualche modo, a mio modo di vedere, le prose di Cereperse dedicate proprio a Comiso si possono leggere proprio come il tentativo, tra virgolette, archeologico, no? Di restituire una vita eterna a quei segni della civiltà che il tempo e il progresso appunto avrebbe rischiava di cancellare. E quindi la scrittura offre a Bufalino la possibilità di richiamare in vita volti, paesaggi, mestieri, linguaggi altrimenti destinati a obliarsi sotto l'avanzare impietoso della storia, e quindi anche il suo modo di contrastare l'inesorabile cammino di una civiltà moderna è la connessa, e come la definiva lui nelle istruzioni per l'uso che accompagnano di Cerio dell'Untore, l'ossificazione del mondo, no? Tutti ricordiamo pure questa celebre sua definizione, l'ossificazione del mondo in oggetti senza qualità
e sto citando le parole di Bufalino, per restituire ai nostri occhi, ormai miopi, il sangue forte delle presenze e dei sentimenti. Come vedete, io non ho fatto un grande e approfondito, perché sono certa che molto di me lo faranno gli amici e i colleghi che di pomeriggio io avrò l'onore anche di coordinare. E quello che ho cercato di fare è stato di provare a entrare dentro alcuni luoghi della scrittura di Bufalino, chiaramente avendo presente il suo modo di trattare la parola e di concepire la letteratura, e questo episodio della sua vita, che benché, questo della tesi Lara, che benché certo probabilmente laterale, però secondo me dice qualcosa di questo suo amore appassionato per la rievocazione e per la salvazione dell'antico. Vi ringrazio e vi scuso per le mie illazioni se ne sono state. Grazie. Grazie a te, Ambra Carta, per questo tuo intervento che conclude degnamente lo spazio della riflessione di questa mattina e ci accompagna alla prosecuzione della sessione pomeridiana. Io non credo che siano state illazioni, credo che tu abbia come dire, intercettato e riportato, diciamo, all'attenzione di tutti noi e anche della prosecuzione del lavoro del pomeriggio, il privilegio dell'interprete, cioè quella grande, straordinaria potenzialità ermeneutica che poi l'interprete ha rispetto a elementi che possono essere, come abbiamo fatto questa mattina, guardati dall'interno, guardati come dati documentali, quello che è la tesi, quello che è il dietro le quinte della tesi. Dall'altro lato, proprio perché ci troviamo di fronte al profilo straordinario di un intellettuale, di uno scrittore, cui avrebbe lasciato ampia traccia di sé, davvero ci hai restituito il punto di vista, diciamo, dell'interprete e alcune linee, secondo me, straordinariamente interessanti, che potranno essere riprese anche nella seduta pomeridiana che inizierà alle 15.30 e che è legata proprio alla prosecuzione di questo filo della memoria. Le carte ritrovate, Bufalino e il filo della memoria, è un po' il titolo che raccoglie tutti gli interventi delle colleghe e dei colleghi di questo pomeriggio. Ambra Carta coordinerà, avremo ospiti Giulia Cacciatore, Flora Di Legami, Claudia Carmina che è qui con noi e Luisa Mirone. Io penso che sia il tempo di concludere. E Alberto Bertini. Perdono, sì. No, non ce l'avevo segnato qui, chiedo scusa. Devo dire che chiudiamo questa sessione mattutina arricchiti sul piano del senso, sul piano del metodo, sul piano delle prospettive che ci aspettano. E devo dire che avere collocato questa iniziativa, le vostre straordinarie voci, le vostre intersezioni disciplinari ed esperienziali in quella che è la giornata conclusiva attorno alla nostra cornice della settimana delle biblioteche universitarie e dell'archivio storico d'Ateneo, è il caso di dire, io ho aperto questa settimana dicendo evviva le biblioteche dell'Università di Palermo, perché era un modo per passare un testimone alle attività che si sarebbero sviluppate nel corso della settimana. È il caso di dire oggi evviva tutte le biblioteche universitarie, tutti gli archivi storici per il contributo straordinario che possono dare al ripensamento della storia culturale nazionale, soprattutto in questi snodi così peculiari che abbiamo percorso adesso. Sono gratissima agli interventi di questa mattina, ai relatori e alle relatrici che hanno partecipato questa mattina. Grazie infinite per i vostri contributi. Spero che ci sarà occasione di ritornare sulle linee straordinarie che avete condiviso generosamente con noi. Non so se il professor Barbaro vuole dare lui stesso un saluto a chi ha partecipato, un saluto a chi ci ha seguito a distanza. Speriamo che sia anche l'occasione, questa modalità ibrida un po' impacciata ci deve ora portare verso un progressivo ritorno
arrivederci in carne e ossa. Da parte mia intanto un grazie, prego. Sono io a ringraziare Rita Marchese per aver condiviso sin dai primi momenti l'idea di mettere al centro di un'apposita giornata di studi il ritrovamento del fascicolo, prima della tesi e poi del fascicolo di Gesualdo Bufalino. Quindi veramente grazie di cuore, questa sinergia che viviamo in un momento nuovo, si respira nuova all'interno dell'Università di Palermo, questa centralità che viene ridata alla riumanistica è veramente un momento di soddisfazione per tutti, perché poi la scienza è unitaria. E farlo partendo dai libri, che sono un oggetto che nelle nostre vite di studiosi e di docenti è sempre al centro dell'attenzione, facendo attenzione ai documenti ancora una volta, di costruire anche un po' l'identità dei percorsi scientifici, pensare all'università come momenti nei quali si vanno formando le personalità di soggetti che poi saranno attori nella vita con vari ruoli. Ha ricordato stamattina il magnifico rettore dell'Università di Palermo della valorizzazione del fascicolo di studente di Rosario Livatino, che ha speso la propria vita in un altro settore, ma nei suoi vari settori l'Universitas è anche questo. E quindi ringrazio anch'io, a nome anche del magnifico rettore, tutte le relatrici e tutti i relatori che hanno dato un contributo vivo, anche quelli che parleranno nel pomeriggio, per aver accolto senza esitazioni l'invito a venirci intorno al tavolo e poi a trasmettere anche con questa modalità gli interventi in streaming. Ringrazio tutto il personale dell'archivio storico e del sistema bibliotecario d'Ateneo, senza i quali non sarebbe stato possibile fare tutto questo. Le competenze straordinarie, la grande capacità di lavoro, la dedizione, la passione che hanno accompagnato questi momenti è veramente ammirevole e lascia presagire un futuro nuovo. Il direttore generale ha ricordato stamattina come per la prima volta si stia valorizzando questo settore del sistema bibliotecario di Ateneo dell'archivio storico con una figura specialistica, come altre risorse siano state investite dalla governance dell'Ateneo in questa direzione. Speriamo presto anche di poter potenziare ulteriormente il sito con la digitalizzazione e di continuare a rafforzare questa rete di relazioni che ci rende orgogliosi di essere entrati a far parte anche noi a Palermo della rete degli archivi storici delle università italiane, che speriamo di mettere in rete. Quindi grazie a tutti, diamo appuntamento alla sessione pomeridiana e a presto. Grazie, grazie. 3:30, sì. 15:30, sì. Grazie. 15:30. Ci rivediamo alle 3:30. Grazie, adesso.